5-10 minuti e cominciamo. Grazie mille.
forse tutto sommato parte anche dal banco prima, tanto prima di iniziare, dai. Thank you.
Buongiorno, iniziamo con un più di un quarto d'ora accademico di ritardo, ma vedrete sarà una giornata molto intensa e viva. Vi dico subito che purtroppo non ci sarà il presidente Sangalli, che era previsto aprire questi lavori per un lutto familiare che lo ha colpito ieri, e quindi non ci sarà. Ha mandato una lettera alla presidente Fiorelli, che forse ci può leggere all'inizio della giornata, e poi dopo iniziamo i nostri lavori. Bene, buongiorno a tutti. Il presidente Sangalli mi ha mandato questa lettera pregandomi di comunicarvene il testo. Caro presidente, carissimo Graziano, voglio scusarmi con te e con tutti gli associati di Asso Franchising per non essere lì con voi oggi. Ieri mattina, come sai, è mancato mio fratello, e questi sono giorni in cui ho il dovere di stare vicino alla mia famiglia e il bisogno personale di raccoglimento e riflessione. Perdonatemi quindi per il mancato preavviso e soprattutto per aver perso la vostra assemblea. Ciononostante, caro Graziano, tenevo a farti avere queste poche righe per darvi il benvenuto in Piazza Belli e condividere con voi una riflessione molto semplice. Asso Franchising è diventato un pezzo importante di Confcommercio Imprese per l'Italia. Non è un caso. Siamo infatti fermamente convinti che il futuro del commercio italiano vada cercato nel pluralismo distributivo, nella convivenza equilibrata dei grandi con i piccoli. Una convivenza che è fondamentale per la libertà di impresa, costitutiva per la libertà di scelta del consumatore e propedeutica per lo sviluppo del terziario italiano. E a ben vedere il franchising ha in un certo senso dentro di sé proprio la natura del pluralismo distributivo, perché è un modo di aprire in piccolo pensando in grande. Grazie al franchising si può essere infatti piccoli imprenditori in un grande gruppo, si può essere autonomi sfruttando le economie di scala, l'esperienza e la forza di comunicazione di una realtà strutturata. Al giorno d'oggi questo tipo di opportunità mi sembra particolarmente interessante, soprattutto per i nuovi imprenditori. Con questa consapevolezza vi auguro quindi di cuore buon lavoro insieme alla Confcommercio, una grande confederazione che ha il pregio di rappresentare tante realtà diverse e complesse, ma una missione semplice: credere negli imprenditori e sviluppare il terziario. Arrivederci, a presto. Carlo Sangalli. Bene, possiamo forse iniziare con entrare nel merito proprio della prima assemblea pubblica di Asso Franchising con il suo intervento, presidente. Ecco, l'intervento del dottor Rivolta, iniziamo? Sì. Iniziamo con il dottor Rivolta, presidente, poi dopo io lo sentiamo dopo. Buongiorno a tutti. È con piacere che intervengo alla prima assemblea pubblica di Asso Franchising, una organizzazione che, voglio ricordarlo, dall'anno scorso è entrato a far parte della nostra famiglia, della famiglia confederale, rafforzando e portando benefici sindacali a tutto il sistema distributivo da noi rappresentato. E a questo proposito al presidente Fiorelli va tutta la nostra stima, la stima innanzitutto del presidente Sangalli, degli organi confederali, per il forte senso di appartenenza al sistema Confcommercio. Questo appuntamento cade in una situazione economica ancora molto incerta, dove le prospettive che stanno dinanzi a noi, le prospettive di ripresa, sembrano ancora molto fragili. Basta ricordare i dati che anche il nostro ufficio studi ha fatto uscire recentemente, dove i consumi sostanzialmente sono al palo e dove un incremento di PIL di solo mezzo punto mostra tutta la fragilità della condizione. E dall'altra parte, le elezioni europee hanno riconosciuto al governo Renzi una forza ed un capitale di fiducia importante che non va buttato via, va utilizzato, e va utilizzato in fretta. E va utilizzato dando avvio a quella stagione di riforme
da tanto tempo da noi auspicata e mai realmente avviata, riforme strutturali per rendere questo un paese normale, per rendere questo uno Stato efficiente, per rendere questo fisco equo. Sono appelli che noi facciamo da molto tempo, convinti come siamo che le imprese vanno liberate e soprattutto vanno liberate da uno Stato che sempre più si è mostrato esoso, onnivoro e che ha con la sua inefficienza messo al palo il Paese in una fase, in una stagione difficile per l'economia nazionale e per l'economia internazionale. Noi non cediamo a facili ottimismi perché sappiamo che per costruire una crescita che sia robusta, che sia duratura, dovremo compiere ancora quote di fatiche significative. E nessuno di noi oggi è in grado di affermare, di vedere, di intravedere il percorso che ci attende da qui ai prossimi mesi. E nessuno soprattutto è in grado di dire se saremo chiamati nel prossimo autunno ad una manovra correttiva che noi temiamo, perché una manovra correttiva, così come si prospetta, andrebbe a colpire ulteriormente i consumi. Leggiamo con molta preoccupazione le note che derivano dall'Europa. Questa idea strana di trasferire la tassazione sui beni in una stagione di forte contrazione, noi la leggiamo con molta preoccupazione. Noi vediamo un'unica strada, un intervento necessario, deciso, decisivo, finalizzato a tagliare le tasse su famiglie e imprese, perché questo livello di pressione fiscale, unico in Europa, è destinato a mettere in ginocchio le imprese e a tarpare le ali alla ripresa. E per ridurre in modo strutturale la pressione bisogna imboccare un percorso certo, ridurre questo Stato obeso, ridisegnare il perimetro delle funzioni di questo Stato, uno Stato leggero che lascia alle imprese e al privato ciò che è del privato e delle imprese. Questa assemblea dunque cade in un momento in cui si mette ancora di più in risalto l'importanza del ruolo delle vostre imprese, della vostra associazione, che è quella di essere una componente rilevante, moderna, efficiente della nostra confederazione e di rappresentare peraltro un settore che nonostante la crisi ha tenuto, incrementando addirittura il giro d'affari. Ho letto il vostro rapporto, più 5,5 tra il 2009 e il 2012, mi pare di capire a parità di perimetro sostanzialmente. Siete quindi un comparto vitale e trainante della nostra economia, un comparto che contribuisce oltretutto alla fama del Made in Italy, esportando con successo il modello italiano di franchising. Un comparto che vuole dialogare, confrontarsi, condividere esperienze sulle proprie strategie, sul proprio futuro, in un mondo che cambia e si trasforma velocemente, che impone anche alla tradizionale struttura distributiva di rivedere i propri modelli organizzativi, di farsi rete, di essere capace di trasformarsi per rispondere alle domande di un mondo e di un'economia della distribuzione che cambia. Sostenere e promuovere il franchising significa contribuire alla diffusione e allo sviluppo di cultura manageriale, oltretutto, e di partnership d'impresa, con l'obiettivo di modernizzare l'apparato distributivo italiano, garantire l'efficienza e la competitività delle imprese, perché battere i grandi sistemi significa mettere
i piccoli sistemi in rete. Questo è un modello in grado di fare scuola, di essere punto di riferimento per altri comparti da noi rappresentati, finalizzati appunto a modernizzare e rimanere al passo con un mercato che è sempre più competitivo. In questo contesto, il ruolo delle associazioni di impresa nel contempo è cambiato e direi è diventato più complesso. Insieme agli aspetti legati alla tutela e alla rappresentanza degli interessi, che è il ruolo storico delle organizzazioni sindacali, oggi è necessario fornire anche alle nostre imprese strumenti, non solo a difesa del proprio perimetro di interessi, ma fornire strumenti per guardare il futuro e le sue evoluzioni. È il senso dello scambio continuo fra centro, periferia, peculiare al rapporto associativo e parte fondamentale del nostro lavoro quotidiano al fianco degli associati e delle imprese, che consiste nell'intercettare e portare all'attenzione dei nostri stakeholders, il governo, il Parlamento, la politica, le richieste, gli appelli provenienti dal territorio, nel proporre e chiedere soluzioni, nell'aprirsi al futuro, alla collaborazione, al cambiamento. Purtroppo non sempre questa visione di futuro è colta da tutti. Troppe ancora sono le resistenze al cambiamento. Questa notte ho dovuto, a nome della nostra Confederazione, prendere atto della oggettiva impossibilità di portare a compimento una fatica che durava ormai da 8 mesi, portare a compimento la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei servizi e del terziario, il più grande contratto nazionale di lavoro del nostro Paese e anche il più grande contratto che ha al proprio interno un sistema di welfare contrattuale, voglio dire il più forte esistente nel nostro Paese, il più grande welfare contrattuale privato nel nostro Paese. La non comprensione della drammatica condizione in cui versa il Paese e le imprese, l'idea che le dinamiche contrattuali possano continuare con i riti che hanno caratterizzato le liturgie del secolo scorso, l'antica propensione a rafforzare le tutele nei confronti dei già tutelati, dimenticando quella massa sterminata di senza lavoro, soprattutto giovanile, che c'è nel nostro Paese. Tutto questo ci ha convinto che un passaggio traumatico lo dovevamo fare e abbiamo detto che non potevamo immaginare di poter offrire alle nostre imprese uno strumento inadeguato. Non potevamo in questa fase non offrire alle nostre imprese strumenti di flessibilità. Non potevamo non occuparci di produttività, che è la vera drammatica questione del nostro Paese. Non potevamo non occuparci del mercato giovanile, che noi come imprese continuiamo a ritenere una immensa risorsa per lo sviluppo del nostro Paese e delle nostre imprese. Non possiamo cioè trasformare il contratto da occasione di stimolo, di opportunità anche per le imprese, appunto per recuperare competitività, in uno strumento ulteriore di vincolo, quasi che non ve ne siano a sufficienza. Credo che anche un'altra ragione ci ha indotto a rompere le trattative. Noi riteniamo che sia finita la stagione della contrapposizione e sia finita la stagione del conflitto. C'è un terreno e una stagione di responsabilità collettiva che ci chiama ad esercitare il nostro ruolo. Al di fuori di quel perimetro noi non ci saremo, perché non è più
il tempo di scambi non utili per il futuro del Paese. Il sindacato deve cambiare, così come anche noi stiamo cercando di cambiare. Il nostro obiettivo è modernizzare la rappresentanza delle imprese, perché attraverso questa modernizzazione si può modernizzare l'economia e la società italiana. Noi non facciamo sconti su questo terreno neppure a noi stessi. Sappiamo che una stagione è finita, sappiamo che dobbiamo attrezzarci per vivere una stagione nuova. Questa è la nostra responsabilità, il nostro obiettivo, la nostra ambizione. C'è qualcuno che ritiene che in questo Paese si possa fare a meno di noi, e forse per i nostri difetti questa idea può anche trovare spazio, ma noi riteniamo che il nostro Paese non è incline alla cultura del peronismo. Noi riteniamo che i corpi intermedi abbiano un ruolo, purché le esercitino con responsabilità, nell'interesse delle imprese rappresentate, ma avendo, senza mai dimenticarlo, una visione complessiva degli interessi del Paese. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Allora, Presidente Fiorelli, aspettiamo la sua relazione. Vada. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Il tema che tratterò ha come titolo il franchising motore di imprenditorialità per le PMI del commercio. Il rapporto tra il franchising e le piccole e medie imprese, che come tutti sappiamo rappresentano la dorsale principale del sistema economico in Italia, è un rapporto strettissimo. È dunque importante fare ogni sforzo per alimentare questa dinamica e i bacini di sviluppo esistenti nei territori, perché il franchising è e sempre più lo diviene anche questo, un costante motore, un costante incubatore di piccole e medie imprese che vengono dai territori, dal basso, un naturale patrimonio di capacità di impresa che arricchisce il Paese e consente di affrontare su solide basi le sfide che il mondo moderno ci sta ponendo. Viviamo un'epoca esposta ai venti provenienti dall'intero globo. 50 anni fa erano venti nazionali, poi sono diventati europei, oggi vengono dal mondo, dall'intero mondo. E questo ci costringe, che se ne voglia dire, ci costringe ad una maggiore flessibilità di tutto il sistema, perché i competitor sono naturalmente, numericamente di più, e la tecnologia gioca un ruolo di acceleratore. E qui direi, faccio un brevissimo accenno a quanto detto dal direttore Rivolta a proposito, purtroppo, di rigidità che ancora regolano certi comportamenti, di cui un ultimo episodio è quello che lui vi ha ricordato circa la chiusura che ha trovato nella controparte, va bene, per quanto riguarda le negoziazioni sindacali. Però si deve cambiare, si voglia o non si voglia, e quindi chi ancora recalcitra credo che dovrà convincersi. Viviamo quindi un'epoca, tra l'altro, in cui il posto fisso garantito a vita non c'è più. Non c'è più. Quindi occorre assorbire quota parte di popolazione attiva con altre modalità che non siano il lavoro dipendente garantito. Chi ancora continua, e ci sono, lo sappiamo, a prefiggersi questa modalità del lavoro dipendente fisso e garantito, sa che sta inseguendo una chimera, perché non sarà più possibile. Quindi sempre più scelte consapevoli che vedono l'individuo soggetto primario e non oggetto saranno la normalità,
come mi si consenta anche la necessità di recuperare capacità di inquadramento e pianificazione strategica da parte dello Stato struttura a livello nazionale, locale e, molto importante, europeo. In questo quadro si stanno facendo sempre più strada, quindi, concetti e formule che si riconducono alla autoimprenditorialità. Il problema dell'occupazione, abbiamo detto, con i posti fissi non lo si risolve e quindi bisogna guardare altrove. Una stagione, in questo senso, un'epoca si è conclusa. La globalizzazione, l'avanzamento della tecnologia, la nascita di mercati sovranazionali e le molte altre cose che non vi è bisogno di ridire qui, vanno affrontate senza subirle, con schemi, idee e comportamenti nuovi. Uno di questi, forse il principale, è un forte ritorno a riconoscere culturalmente ed anche eticamente, mi sento di dire, il ruolo dell'iniziativa privata, dell'assunzione di rischio individuale, della responsabilità personale. Non che questo non stia già avvenendo, ma non basta ancora e va incoraggiato con determinazione. E allora mi piace davvero, a premessa delle considerazioni sul ruolo del franchising come motore d'impresa, condividere con voi una riflessione di Luigi Einaudi, che diceva: milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Ecco, io credo che il nostro mestiere ben si adatta alla logica e allo spirito sottesi a quelle parole. Nella società, nei sistemi produttivi, questa è la corrente di fondo della fase storica che abbiamo di fronte e in cui siamo già calati appieno. E allora, se così è e così è, il franchising gioca e può giocare ancor più un ruolo tutto particolare e specifico di valorizzazione di questo spirito dei nostri tempi. Perché il franchising, calato nel profondo processo di riforme a cui il nostro Paese sembra finalmente avviarsi, impatta con esso in modo consistente e si trova a svolgere un ruolo de facto che tende a renderlo motore di imprenditorialità nella società. In altre parole, il franchising rappresenta un'opzione di avviamento all'impresa per vari profili tipologici, specificamente donne, giovani, ex manager, ex dipendenti, che hanno voglia di avviare un'attività in proprio. Ma in mercati così competitivi preferiscono farlo in condizioni di maggior sicurezza, con una struttura ed una organizzazione, il franchisor appunto, che ti prende per mano, ti accompagna per tutto il percorso di crescita, di formazione e di gestione dell'attività. E qui vorrei segnalare come sono i giovani e le donne i target più gettonati come primari del franchising. Infatti, sugli oltre 50.000 punti vendita che oggi operano in Italia in franchising, il 26% è gestito da imprenditori da 25 a 35 anni, il 57% da 36 a 45, e quindi il totale fa l'82% nella fascia 25-45. E sul totale dei 50.000 il 38% sono donne. Quindi in questo senso il franchising si presta particolarmente per questi target, che peraltro sono bisognosi di interventi e di soluzioni. Il franchising è un sistema distributivo trasversale sia alle merceologie che ai servizi ed è portatore di cultura di rete e di partnership d'impresa. Aiuta quindi anche l'organizzazione delle modalità di fare commercio di grande rilievo nel mondo della distribuzione moderna organizzata.
Quando si parla in Italia di commercio moderno, di distribuzione moderna organizzata, si tende piuttosto a riferirsi alla GDO, alle grandi superfici, ipermercati, supermercati e grandi magazzini. Questo approccio riduttivo, e dico riduttivo perché il commercio moderno è fatto da molte altre cose, è fatto di reti di negozi specializzati, a succursale se diretti oppure in franchising, è fatto da vendite a distanza, da vendite dirette, dall'e-commerce. E questo approccio riduttivo, io dico, è probabilmente dovuto al fatto che quel commercio moderno, la GDO, si è sviluppata in Italia e in Europa rispetto agli altri grandi paesi con ritardo. Le cause di questo ritardo, che sarebbe troppo lungo star qui a indagare, hanno di fatto in questi anni prodotto un dibattito molto vivace e permanente tra le varie parti in causa, dibattito che ha trovato grande spazio sui mass media, con la inevitabile conseguenza che si è andata cristallizzando una opinione che vede nella normale percezione del cittadino il piccolo commercio da una parte, il piccolo commercio indipendente da una parte, di fronte alle imprese della grande distribuzione, come se tutto il commercio fosse compreso in queste due formule esclusive. E invece abbiamo visto che non è così, perché le forme di commercio sono molte, molte altre. In questo quadro, quindi, rallentato nelle dinamiche di sviluppo rispetto agli altri paesi europei, il commercio ha comunque subito cambiamenti profondi e ha visto la grande distribuzione comunque avanzare, così come le altre forme di commercio che ho appena citato. Ecco, se mettiamo insieme tutte queste forme, mettiamo insieme numeri notevoli, molto importanti, e soprattutto mettiamo insieme la varietà di formule e di offerta altrimenti indisponibile, con la caratteristica di vicinanza fisica al consumatore là dove egli abita o lavora. Perché, contrariamente a quanto a volte qualcuno pensa, non è vero che il consumatore vuole soddisfare i suoi bisogni solo con una determinata formula distributiva. Sempre più ci troviamo di fronte, infatti, un consumatore maturo e consapevole che diventa sempre più selettivo, che vuole varie opzioni di scelta e tra queste certamente vuole, ad esempio, una capillare presenza di negozi di vicinato per una vasta gamma di beni e servizi. E tutto ciò significa pluralismo distributivo, che è un valore che caratterizza le società evolute e verso cui dobbiamo tendere senza esitazioni. Tornando ai negozi di vicinato, dobbiamo sapere che nella forma tradizionale di totale indipendenza fanno sempre più fatica a restare sul mercato, che diventa ogni giorno più competitivo. La concorrenza della GDO e dei nuovi canali distributivi favoriti dallo sviluppo della tecnologia è sempre più forte e le abitudini di consumo evolvono sempre più velocemente. Doversi inventare tutti i giorni, in perfetta solitudine, gli approcci al mercato, dagli assortimenti alla pubblicità, dalle tecniche gestionali al posizionamento, le soluzioni tecnologiche e in mancanza delle fondamentali economie di scala che diano accesso a prezzi d'acquisto competitivi in grado di offrire al consumatore prezzi competitivi a loro volta, oltre che un rapporto prezzo-qualità corretto, ecco, questo è diventato quasi proibitivo. Quindi il franchising si presta in modo particolare a consentire il mantenimento di una rete capillare di punti vendita, caratteristica legata strutturalmente al nostro territorio, alle tradizioni, alle abitudini d'acquisto. E quindi negozi gestiti da operatori commerciali autonomi che garantiscono ai consumatori un livello di servizio personalizzato e dedicato. Ecco quindi che di fatto il franchising è una vera e propria partnership tra il franchisor e il franchisee. Rappresenta una formula distributiva che consente anche al piccolo medio operatore commerciale che vuole restare proprietario del suo punto vendita di agire efficacemente sul mercato integrato in un sistema a rete che gli fornisce gli strumenti per poter operare in modo competitivo.
Ho detto di partnership di impresa e proverei a declinarla così. Il franchising è un sistema distributivo che offre alle piccole e medie aziende la possibilità di svilupparsi e prosperare su mercati anche fortemente competitivi, combinando la forza dell'impresa organizzata, il franchisor, con il suo marchio, i suoi prodotti, i suoi servizi, e il franchisee che mette il suo impegno, la fortissima motivazione di imprenditore. Un sistema questo che non solo consente di cogliere al meglio le opportunità di sviluppo in situazioni congiunturali positive, ma consente anche di superare meglio quelle fasi congiunturali negative come quella che stiamo vivendo purtroppo da un quinquennio. Ed è un sistema che calza benissimo ad un'epoca come la nostra, che vede cambiamenti profondi e rapidissimi in tutti i settori dell'economia e della società, che ha bisogno di creare nuova occupazione, anche nuovi mestieri, che ha bisogno di mantenere all'interno del sistema produttivo tante piccole realtà indipendenti e che, come detto, fanno sempre più fatica a restare da sole sul mercato. Ecco, io credo che in entrambi i casi, sia che si tratti di creare nuova imprenditorialità, sia che si tratti di mantenere sul mercato in condizioni competitive, con rinnovata e accresciuta professionalità e per il lungo termine i cosiddetti negozi di vicinato, il franchising sia un formidabile strumento adatto allo scopo. Particolarmente adatto a un paese come l'Italia, che ha un apparato distributivo molto parcellizzato, con oltre 750.000 punti vendita fissi al dettaglio, in stragrande maggioranza gestiti da operatori commerciali indipendenti. Ed è proprio sulla base di queste considerazioni che nell'estate 2013 Assofranchising ha aderito direttamente a Confcommercio, che ha condiviso le considerazioni che fin qui sono venuto facendo, arrivando quindi alla conclusione che la casa ideale per il franchising era proprio Confcommercio. E ciò in quanto il mondo di riferimento del franchising è sì rappresentato in grandissima prevalenza da reti organizzate da aziende franchisor. Franchisor che possono essere piccoli, medi, grandi o grandissimi, ma che hanno un tratto in comune, che il loro successo e la loro attività dipendono dal successo della rete di franchisee sparsa sul territorio. In altri termini, un franchisor con la sua rete vive e prospera se i suoi franchisee vivono e prosperano. Ma questi franchisee sono titolari di punti vendita che vanno dai 20 metri quadri a massimo 300-400 e quindi sono piccoli medi operatori che, guarda caso, secondo la nostra visione hanno profili di bisogni, di esigenze molto simili a quelli della più vasta platea dei commercianti indipendenti, sia pure con una diversa caratura in termini di professionalità e di approccio al commercio moderno. E quindi non poteva essere quindi la nostra scelta che quella di dire quello è il nostro mondo, perché i nostri operatori sul territorio sono personaggi che assomigliano molto a quelli del vastissima platea delle associate di Confcommercio. Ad oggi abbiamo avviato quindi varie iniziative, tra cui vorrei evidenziarne due che hanno come obiettivo quello di portare la conoscenza e la cultura del franchising sul territorio e che ritengo particolarmente interessanti. Il primo è un roadshow che abbiamo iniziato presso le strutture territoriali di Confcommercio, che consiste nelle organizzazioni presso le sedi delle ASCOM locali di workshop in cui noi, accompagnati ogni volta da 5 o 6 franchisor, facciamo un workshop dove presentiamo i fondamentali del franchising e concretamente i franchisor presenti presentano i loro modelli di business. Siamo stati al momento a Bari, Bologna, Milano, Udine, Palermo e Catania. Il programma prosegue per toccare nel corso dei prossimi 18 mesi le principali strutture territoriali che vorranno ospitarci. La seconda
è denominata gli sportelli del franchising, sempre presso le strutture territoriali, presso le ASCOM, la cui finalità è mettere in condizione tutti coloro che sono nel commercio, che magari stanno anche affrontando il problema della successione, oppure che vogliono avviare un'attività in proprio e che vogliono farlo in condizioni di maggiore competitività, dotare quindi attraverso lo sportello del franchising questi personaggi di poter accedere a uno sportello dove c'è chi è in grado di comunicargli e trasferirgli le conoscenze basiche sul sistema. Questo progetto è stato strutturato in tre fasi. La prima fase è quindi quella di fornire la formazione basica ai funzionari delle ASCOM per dare questo servizio agli interessati. Dopodiché una seconda funzione sarà quella di dare ulteriori competenze agli stessi funzionari per poter anche rispondere in modo più compiuto ai quesiti che venissero dal territorio su chi ha già superato la fase di primo interesse e desidera entrare in contatto con un franchisor per approfondire la conoscenza del sistema. Questa fase è già iniziata, abbiamo già erogato in due diverse sessioni la prima formazione basica e abbiamo avuto con noi 26 ASCOM. Ovviamente faremo altre sessioni con quelle ASCOM che vorranno aderire al programma. Poi c'è una fase 2 che è in fase di strutturazione e prevede nella nostra visione un allargamento del campo d'azione di questo sportello del franchising con un servizio aggiuntivo orientato a far incontrare la domanda e l'offerta, la domanda di chi vorrebbe diventare franchisee con l'offerta di chi è franchisor e vuole proporre il suo modello di business. Questa attività ha lo scopo di, ha questi vantaggi. Per la Sofranchising è dare servizi ai propri soci per supportare il loro sviluppo. Per le ASCOM è un'offerta di opportunità da dare ai propri iscritti in difficoltà o desiderosi di entrare in un sistema di franchising, oppure a soggetti desiderosi di intraprendere ex novo un'attività in franchising. E terza cosa, ma non meno importante, consentire alle ASCOM quindi un monitoraggio permanente delle location interessanti sul territorio, della gestione quindi del territorio e anche un'opportunità di fare new business. Poi c'è una terza fase di cui mi limito a tratteggiare però i tratti fondamentali perché è abbastanza complessa, è quella di provare a creare presso le ASCOM un tavolo di conciliazione. Perché questo? Perché il franchising, essendo una partnership fra imprenditori, genera inevitabilmente una certa dose di contenzioso. Il contenzioso oggi lo si risolve con le formule tradizionali, tribunale ordinario, legge ordinaria o arbitrato, i cui tempi in un caso sono enormi, nell'altro i costi sono molto importanti. Ecco, allora il tentativo sarebbe quello di vedere se non c'è un modo presso le ASCOM di tentare un primo tentativo di accordo fra le parti, che deve avere le caratteristiche della semplicità, della economicità e della rapidità. Se in due mesi si arriva a conciliare i due, bene, e se no seguiranno le vie tradizionali. Ecco, mi avvio alla conclusione. Crediamo molto noi a questo progetto e crediamo molto all'importanza per le ASCOM di diventare attive nel processo di sviluppo delle reti in franchising. Richiederà tempi non brevi, ma soprattutto richiederà grande, convinta collaborazione fra le strutture centrali e territoriali di Confcommercio e Assofranchising. E c'è un'ultima considerazione che vorrei fare, che riguarda anche l'importanza politica in chiave associativa di questa attività. La Confcommercio, sostenendo queste iniziative, dà un segnale forte di voler supportare lo sviluppo professionale dei suoi associati.
Coniugare tradizione e futuro è la sfida a cui il commercio italiano nel suo insieme deve saper rispondere, affinché il nostro Paese possa avere un apparato distributivo efficiente, articolato, moderno, nel pieno rispetto della pluralità distributiva. Grazie. Grazie Presidente. Complimenti anche per la citazione di Einaudi, che ogni tanto ce lo scordiamo, viene solo utilizzato in certi modi Einaudi. Io chiamerei subito sul palco gli interlocutori per la tavola rotonda. Non volevo cacciarvi, però sostanzialmente è così. Il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, il segretario generale di Asso Franchising, Italo Bussoli, e il presidente di IDIS Union Camere, Andrea Zaffari. Eccolo là, buongiorno. Mettiamo in ordine i cartellini. Mi chiedeva dove portarlo, qui fuori. Davanti a Tanlari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, i sistemi a rete guardano la corsa della modernità, dati, informazioni e curiosità del franchising dell'Italia e del mondo. Questo è il tema di questa tavola rotonda che durerà una mezz'oretta. Lei mi bacchetti se dico delle cose che non vanno, io però vorrei subito sapere qual è lo stato del commercio dal nostro uomo dei numeri che si sta distraendo. Non è distratto, eh? Quando non si è mai parla distratto di numeri, Mariano, mai. Ha sentito che hanno detto Asso Franchising più 50 nel vostro rapporto più 5%, com'è andata? Benino. Vedi che non Bene. È stato per niente pronto. Dunque io direi di fare così. Io ho preparato una presentazione sul quadro macro. Quando ne avete abbastanza, lei mi dice stop, fermati. Sì. No, poi facciamo intervenire anche gli altri. No, perché le due o tre cose che devo dire già sono complicate, non si capiscono per i fatti loro, quindi non posso correre. Siccome è una presentazione circolare, questa può partire e finire in ogni punto senza perdere di senso, ammesso che ne abbia uno. Quindi lei mi dice, quando ne avete abbastanza, lei mi dice stop, ok? Benissimo. Allora. Dunque, abbiamo fatto con i colleghi dell'ufficio studi un'elaborazione abbastanza semplice. Abbiamo preso l'indice di borsa, che è quello in rosso, e il prodotto interno lordo. Sono variazioni congiunturali. Vedete che a occhio i mercati finanziari, la borsa anticipa la ripresa. Sembrerebbe effettivamente, senza caricare di troppi significati questa chart, che non ha una grande teoria economica dietro, però a occhio sembra che ci sia una forte correlazione, e quindi questo ci autorizzerebbe a dire, sulla base di questa di questo colpo d'occhio, che nel prossimo trimestre ci può essere una crescita, cioè il PIL trimestre su trimestre potrebbe tornare positivo. Ma questa crescita, a nostro avviso, robusta non sarà, perché se la borsa è tonica abbiamo un problema invece sul credito. Devo insistere su questo perché credo che sia un punto davvero fondamentale. Qui abbiamo in blu il rendimento del BTP a 10 anni e in rosso il tasso che le banche fanno pagare alle imprese per prestiti fino a 1 milione. Se li mettessimo tutti sarebbe un po' più basso, ma insomma la dinamica non è diversa. Quello che voglio mettere in evidenza è che la distanza tra i tassi guida, quindi quelli diciamo che sono risk free o privi di rischio o più un certo rischio standard a cui poi le banche applicano il rischio controparte per fornire i prestiti, questa forbice si allarga. Allora, che i tassi sugli impieghi siano un po' più alti del rendimento del BTP ci sta, ma che si allarghi questa forbice è indice di una patologia. E per essere sicuri che di patologia si tratta, vi propongo l'ultima edizione dell'Osservatorio sul credito di Confcommercio. Allora, metto in evidenza subito che
delle imprese del terziario, che nel primo trimestre del 2009 il 35% si sono rivolte al sistema bancario. Questa percentuale del 35% è scesa al 15% nel primo trimestre del 2014, e qui in sostanza c'è la riduzione dell'attività economica, le aspettative di reddito e quindi di investimento si sono ridotte, e chiediamo meno soldi alle banche. Fin qui non c'è il credit crunch, ma purtroppo il credit crunch c'è quando andiamo a vedere qual è la percentuale di imprese che hanno visto accolta pienamente la propria richiesta, e questa percentuale passa dal 64 al 25% nel giro di 4 anni e mezzo. Questo io lo chiamo credit crunch, perché questa riduzione non dipende dalla domanda, è semplicemente la frazione di quelli che hanno già domandato. E notate bene che quelli che oggi chiedono credito in banca si sono già autoselezionati, perché sapendo che se non hanno perfettamente i conti in ordine non ci vanno proprio. Quindi questa percentuale, a mio avviso, sarebbe dovuta rimanere costante, cioè si riducono le richieste ma la percentuale di richieste accolte avrebbe dovuto essere costante. Per me questo è credit crunch. Se faccio la moltiplicazione tra queste due colonne, viene sostanzialmente quant'è la frazione di imprese del terziario che ogni trimestre sono finanziate su nuove domande, e siamo scesi sotto il 4%, quindi poi non ci stupiamo se gli investimenti a livello macroeconomico sono scesi di circa il 28% rispetto al picco pre-crisi. Non solo, se i rendimenti, se i costi dei finanziamenti tendono a crescere, si riduce il rendimento netto atteso dell'investimento e quindi la convenienza a investire. Investendo di meno, l'accumulazione di capitale si riduce e le prospettive di crescita macroeconomiche si riducono. Qualcosa più in dettaglio sulla congiuntura. Allora, questi sono gli occupati. Non la faccio lunga perché tanto sapete tutto, però conviene ribadire un punto. A marzo abbiamo avuto 60.000 occupati in più. È stata purtroppo la classica rondine che non fa primavera, perché ad aprile li abbiamo riversi tutti e come vedete da questo grafico abbiamo raggiunto settore, il minimo assoluto. Ma in che settore 60.000 in più? Intera economia. Poi 65.000 in meno ad aprile. E quindi questo grafico chiarisce che in buona sostanza siamo ai minimi storici. Però qualche giorno fa è arrivata la buona notizia. La buona notizia è quel più 0,7% di produzione industriale di aprile rispetto a marzo. I colleghi di Confindustria si aspettavano più 0,4, quindi un dato buono più 0,7, però purtroppo gli stessi colleghi del centro studio di Confindustria cosa hanno fatto? Prevedevano per maggio più 0,2, quando hanno visto che il dato di aprile era migliore delle aspettative, quello 0,2 di maggio l'hanno portato a 0, cioè in buona sostanza non ci credono nemmeno loro, cioè non c'è questa sorpresa positiva, e se non ci credono loro non ci credo neppure io. Ampliamo la vista su altri indicatori, a mio avviso, più importanti. Ecco, questo è il clima di fiducia delle famiglie. Su questo c'è poco da dire. Facendo un po' di elaborazioni vi posso dire che una crescita della fiducia come c'è stata tra marzo e maggio 2014 non si vedeva da quasi 20 anni, dal 1997. E questo è un dato statisticamente infrequente, quindi eccezionale. Certamente un'apertura di credito, come diceva il direttore generale, nei confronti del governo Renzi, un'apertura di credito che va messa a reddito. Ma fino adesso però non è successo sostanzialmente niente, perché in termini di consumi il nostro indicatore agli ultimi 4 mesi negativi dal punto di vista congiunturale. È vero che l'Istat ha detto più 0,1% il primo trimestre, se guardiamo bene il confronto però ha fatto con i consumi sul territorio, cioè in buona sostanza di quel più 0,1% di cui parla l'Istat gli italiani hanno speso di più all'estero, quindi non l'abbiamo vista nei nostri negozi. In buona sostanza il nostro meno 0,2, meno 0,3 della prima parte dell'anno si confronta con 1,0 dell'Istat, il che vuol dire che entrambi gli indicatori testimoniano quello che devono testimoniare. Il PIL è negativo e i consumi sono totalmente stagnanti, quindi la ripresa è tutta da costruire. Per essere sicuri di questo vi cito i dati della Nielsen, sono dati settimanali.
Questi dati settimanali purtroppo dicono che il fatturato dei primi 5 mesi, perché qui c'è anche la gran parte di maggio, sono 23 settimane, sono negativi a valore e peggiori di quanto ci aspettassimo. Per completare il quadro parliamo delle immatricolazioni a persone fisiche di maggio. C'era stato un incremento nei mesi precedenti. A maggio, se guardiamo le immatricolazioni a persone fisiche, cioè la parte che riguarda i consumi delle famiglie, abbiamo meno 5,7%, il che è un brutto segnale. Quindi la fiducia c'è, ma ancora non si è tradotta in comportamenti né da parte delle imprese né da parte delle famiglie. Ora, personalmente, insieme ai colleghi dell'Ufficio Studi, la nostra valutazione è che nel futuro prossimo, diciamo giugno, luglio, agosto, qualche segnale positivo in termini di consumi noi ce lo aspettiamo. Se non dovesse esserci questo segnale positivo in termini di consumo, allora ci sarà da fare due cose: rivedere veramente le prospettive di medio periodo, cioè vuol dire che la crisi sarà ancora molto lunga, perché se neppure questo incremento eccezionale di fiducia si trasforma in comportamenti vuol dire che c'è qualcosa che non va. E la seconda cosa da fare è di buttare nel rusco purtroppo questi strumenti, perché questi climi di fiducia stanno dentro tutti i modelli previsionali sia italiani che delle istituzioni internazionali. Quindi a voi non, in questo non interessa, ma per noi è una questione abbastanza spinosa. Visione prospettica, PIL più 0,5, noi siamo su questo numero da diverso tempo. Come consumi invece, per quanto detto prima, avevamo 0 un paio di mesi fa, siamo passati a più 0,1, se le cose vanno come crediamo, cioè con una piccolissima ripresa nei prossimi mesi, potremmo arrivare a più 0,2, forse anche più 0,3, e vedete bene che io sto parlando di decimali, che sono buoni perché per chi ha voglia di perdere tempo su queste cose, ma in termini di benessere da parte delle famiglie sono veramente zero, una nullità, una cosa inesistente. È arrivato il momento delle ricette, ma io ricette ovviamente non ne ho, però due cose le posso dire. Se vogliamo passare dai decimali ai numeri naturali, bisogna fare le riforme, questo abbiamo capito tutti, non parlerò ovviamente delle riforme che sto per chiudere. Diciamo che dal punto di vista della riforma fiscale, non so come sarà fatta, quando sarà fatta, spero presto, ma certamente un risultato della riforma fiscale deve essere la riduzione della pressione fiscale. Questo non lo diciamo soltanto perché ci piace pagare meno tasse, ci piacerebbe pagare meno tasse, ma perché sulla base dell'evidenza internazionale vedete che i paesi che stanno a sinistra di questa figura hanno ridotto nel corso degli ultimi 15 anni, 16 anni, la pressione fiscale, e sono quelli che sono cresciuti di più in termini di prodotto lordo pro capite. Perché vogliamo trascurare questa evidenza che diciamo è piuttosto robusta e basata su dati ventennali? Perché negare i fatti? Questa è una cosa che dovremmo ricordare sempre, perché ci sono tanti buoni motivi per pagare le tasse, tanti buoni motivi anche per accrescere le tasse nel breve periodo, in casi eccezionali, però dobbiamo riconoscere che nel lungo termine i principali paesi dell'OCSE che sono cresciuti di più sono quelli che hanno ridotto le imposte. Si può fare. L'ultimo tema è quello che è un problema particolare del nostro paese, c'è poco da fare, credo che sia molto trascurato, erroneamente molto trascurato, è il crescente divario tra il mezzogiorno e il resto del paese. Qualche giorno fa avete letto sui giornali i dati dell'Istat sulle ripartizioni, dicono per il 2013 riduzione del PIL italiano meno 1,9%, il sud una riduzione doppia 4%, ma attenzione, se dalla media dell'1,9 ci togliamo il sud e facciamo il confronto tra il resto del paese e il mezzogiorno, abbiamo che il resto del paese è diminuito dell'1,3%, il sud del 4, quindi siamo a una riduzione più che tripla. Attenzione, succede anche che fino al 2009, diciamo, qui stiamo guardando gli ultimi 20 anni, fino al 2009 il mezzogiorno era sostanzialmente attaccato al resto dell'Italia, poteva crescere un po' di più, un po' di meno, vedete che non ci sono grandi differenze. Dal 2010 sono venute a maturazione i gap strutturali, i deficit strutturali del nostro mezzogiorno, talché dal 2010 abbiamo dei distacchi che sono dell'ordine di 2 punti percentuali l'anno, cioè una divaricazione
che è in termini di livello molto forte e non si riscontra nemmeno negli altri paesi che pure hanno delle eterogeneità territoriali, ed è addirittura crescente. Il che mi porta a dire, come per esempio ama sottolineare il Presidente Sangalli, che senza una risistemazione del nostro Mezzogiorno è difficile immaginare per il totale del Paese si osservi una ripresa robusta, perché comunque il Mezzogiorno fa il 23% del PIL e il 35% della popolazione. Quindi bisognerebbe restituire un po' di legalità, diciamo, tornare a standard di legalità accettabili nel nostro Mezzogiorno. Le infrastrutture adeguate, soprattutto di trasporto, ne abbiamo spesso parlato, e poi le politiche diciamo miste pubblico-privato per il rilancio del sistema turistico. Noi abbiamo la fissazione atavica nel nostro Mezzogiorno dell'industrializzazione forzata, i centri siderurgici, la distruzione dell'ambiente e via discorrendo. Allora, il rilancio turistico come filiera che coinvolge, quindi come filiera sistemica, anche l'agricoltura e la manifattura, e non quindi un turismo visto come attività residuale governata dallo sfruttamento. Questa può essere una chance, posso essere pure chiacchiere, ma può essere una chance. Forse sono chiacchiere, però una volta proviamoci, perché non ci abbiamo mai provato a rilanciare il turismo come opzione sistemica nel nostro Mezzogiorno. Grazie. Grazie a lei. Se poi dopo ci sarà modo, le faccio due o tre domande, però io voglio andare subito con Bussoli, con Italo, se ci dà qualche, non solo qualche numero sull'asso franchising, se no a quest'ora siamo distrutti. Qualche curiosità, qualche cosa di più. Però lei si prepari, perché c'è un sacco di cose da chiederle, ma non le dico in anticipo che cosa, tutta questa analisi. Comunque, alla fine la sintesi è che vede grigio. Io ho detto, va bene, così funziona, io sintetizzo male, secondo me vede grigio. Andiamo avanti, Busso. Grazie al moderatore. Mi spetta d'altronde, come segretario generale di Asso Franchising, anche, scusate, qualche ringraziamento doveroso, perché tutto questo non si potrebbe realizzare se non ci fosse la presenza e il supporto evidentemente di partner dell'associazione, che peraltro troverete e trovate al fondo di questa sala quando ci sarà da mangiare la pappa tutti insieme, quindi un momento per stare anche in rapporto direttamente con queste aziende. Le aziende sono APM, sistemi archiviazione di documenti, Gutta d'Auro, che fa lo sviluppo del retail con le tecnologie avanzate, UMS con il marchio iPest, che è un sistema, i sistemi di pagamenti elettronici sviluppati attraverso gli smartphone, Pramerica, azienda che fa assicurazioni specifiche, dedicate, fatte in un modo particolare per il mondo comunque del retail e in particolare anche del franchising, Randstad, tutto ciò che è risorse umane, notissima come azienda, Retail In, innovazione, tecnologia per il retail. Peraltro vedete fuori alle entrate della sala un totem con delle faccette che vanno dal verde allegro al rosso imbronciato, che indicano poi, quando sarà la fine, se vi è piaciuto, pensate che sia stato utile la vostra presenza qua. Abbiamo Ubibanca, con cui abbiamo un eccellente rapporto di utilità per le nostre aziende, quindi per il mondo del franchising, Pasolini, che fa sistemi e mobili e tutto ciò che serve per l'arredamento dei negozi, e poi abbiamo Lavoro e Formazione e Clicca Franchising, che sono i sistemi per fare il contatto, per avere i cosiddetti prospect. Spero di non aver dimenticato nessuno, poi avete la possibilità di visitarli e di avere un contatto diretto con queste aziende. Detto ciò, sì, certo, mi spetta ed è doveroso dover dare qualche numero naturalmente sul nostro mondo, dopo i numeri che così importanti dati dal nostro amico Mariano Bella. Aspetta che qui cerco di andare avanti, Emanuele, sono cieco e non vedo. Grazie. Eccoci. Grazie. Con questo, no?
Vabbè, due parole su cos'è questo franchising, ve le devo dire, è l'associazione del franchising, l'associazione dei marchi che fanno franchising, dei franchisor, è l'associazione storica del settore, è l'associazione che dal 71 è presente sul mercato ed è anche l'unica associazione che ha il diritto di avere rapporti in relazione internazionale con la Federazione Europea e con la Federazione Mondiale del Franchising. Questi che non si vedono ma comunque sono i nostri brand, oggi circa 200 marchi che sono all'interno del mondo associativo, facciamo un bel po' di cose, dalla formazione, ma avete capito di che cosa si tratta, studi di settore, tutti avete avuto questo bellissimo lavoro di cui tra l'altro parleremo con i numeri che sono in relazione, editoria, facciamo l'annuario del franchising che tra l'altro è a vostra disposizione. Facciamo una fiera online del franchising che si chiama Web Franchising Expo, di cui due parole poi ve le dico. Facciamo convegni, diciamo nella rappresentazione fisica di quello che sto dicendo, abbiamo gruppi di lavoro naturalmente per lavorare sui temi nostri, finanziamenti nel senso che non è che l'associazione dà soldi per aprire sistemi in franchising, ma attraverso il rapporto con i nostri partner bancari riusciamo ad avere anche questo per le nostre aziende, gli sportelli del franchising citati dal presidente Fiorelli, e l'internazionalizzazione, e poi lo vedremo con i numeri quanto mai è importante. La fiera online vuol dire che noi facciamo un qualche cosa dedicato a trovare contatti prospect per i nostri franchisor e non soltanto per i nostri, ed è una cosa giocata tutta ed esclusivamente su online. I numeri sono importanti, 180.000 visitatori unici, 15.000 utenti privati, oltre 200 espositori. Andiamo sui numeri che possono essere di interesse e che credo possono suscitare anche la vostra attenzione. Da quando il franchising si è messo sul mercato sostanzialmente, in un trentennio, si è passati da zero in pratica ai numeri che abbiamo oggi, cioè la crescita di questo settore è veramente una testimonianza che questo è un mondo in cammino e che non si ferma fortunatamente. Il rapporto Assofranchising dice alcune cose fondamentali, due numeri veloci giusto per inquadrare. Qui sono i dati di rappresentazione tra il 2013 e il 2012. Anche in quest'anno che ulteriormente ha detto che era un anno pesante, comunque i valori si tengono su quel leggero più oltre lo zero virgola, che vabbè, perlomeno dice che comunque non siamo andati indietro. L'unico punto su cui c'è stata una lieve regressione sono i punti vendita in franchising, cioè si sono rafforzati i franchisor in qualche modo, sono un filino diminuiti i francesi. L'occupazione ha comunque tenuto. Importante il numero invece delle reti italiane all'estero, cioè il mercato nazionale è diventato un po' saturo. Quindi le aziende, i marchi stanno cercando di andare fuori e vogliono internazionalizzare quindi anche i brand italiani. E quindi anche i punti vendita, i francesi fuori, sono aumentati. Questo è un dato interessante, cioè nel quinquennio duro 2008-2013 sui principali temi, cioè il numero dei franchisor, il giro d'affari, i franchisee e gli addetti, ci sono state crescite comunque non banali, certo, salvo per quanto riguarda il tema delle insegne operative che siamo a due numeri, però insomma le crescite ci sono state, il che vuol dire che questo sistema oggettivamente di per sé tiene. Non è che di per sé perché è miracolato, è perché c'è un sistema evidentemente a rete che supporta tutto quello di cui abbiamo parlato. Prima il Presidente Fiorelli citava sul tema delle quote rosa in qualche modo, ma è importante, il 38% di chi fa franchising dei francesi è donne, e non soltanto donne in settori che potrebbero sembrare tradizionali. Non posso citare per non fare pubblicità, ma no, ci sono brillantissime imprenditrici, io vedo anche qui, ne ho viste prima una che ho salutato, che sono che operano in settori e in marchi che magari con l'ambito femminile potrebbero avere hanno a che fare con l'ambito della imprenditorialità, che è quello che mi sembra sia la cosa fondamentale. In più il mondo giovane, meno male, ben venga, quindi vuol dire che siamo all'82% sostanzialmente di ambito per i negozi che sono retti da imprenditori che fanno franchising sotto i 45 anni, beati loro. Questo è un punto che mi sembra di poter scivolare velocemente, comunque dà l'identificazione di quelle che sono i pesi nelle varie
categorie merceologiche, servizi, articoli per la persona, nel commercio per esempio uno specializzato è il mondo della GDO, insomma, tanto per capire, quindi non è che ci sia un'influenza clamorosa di questo mondo, è molto diversificato. Questo è un dato importante che ci tengo a sottolineare, e ho sottolineato in giallo le due parti che contano, cioè se noi prendiamo a base il numero totale della popolazione delle principali nazioni europee, Italia compresa, e lo paragoniamo per esempio con paesi dove il franchising è particolarmente avanzato, fatto pari questi numeri, noi vediamo che, detto molto praticamente, insomma, in Italia c'è un punto vendita in franchising ogni 1200 sostanzialmente abitanti, e negli Stati Uniti siamo ogni 400 abitanti. Non perché gli Stati Uniti hanno 5 volte la nostra popolazione, fatto pari questo e fatte le proporzioni, comunque sarebbe questo il risultato. Quindi vuol dire che c'è amplissimo spazio ancora per crescere. Ho quasi finito. Questo è un altro punto importante secondo il nostro parere, cioè il peso percentuale del franchising sul totale commercio. Questo ve la dice lunga anche su come è la dislocazione, l'impostazione, la modalità di come è gestito il commercio e com'è il commercio nei vari paesi. L'Italia ha 750.000 punti vendita, l'abbiamo citato prima, tra del commercio dettaglio e il commercio in senso lato, e solo, mi permetto di dire, 50.000 franchisee, cioè l'incidenza è vicina al 7% del franchising rispetto al totale del commercio. Vedete un po' voi, anche nella Francia e in Germania, dove peraltro il totale dei punti vendita di commercio è decisamente più basso, quindi vuol dire che c'è stata una modernizzazione dell'apparato distributivo più avanzata, più accelerata rispetto a noi, siamo comunque al doppio percentuale rispetto all'incidenza in Italia. Per non parlare degli Stati Uniti, luogo principe e regno del mondo del franchising, dove ci sono c'è ben il 38,5% di percentuale di franchising sul totale del mondo del commercio. Di strada ne abbiamo tanta da fare, quindi di possibilità evidentemente ce ne sono. Per il momento vi ringrazio e naturalmente sono qua a disposizione. Zallari, allora con lei invece il tema del franchising, l'ha detto il Presidente nella sua relazione, citando Einaudi ma non solo, cioè il tema dell'autoimprenditorialità, mi corregga Presidente se sbaglio, come sviluppo diciamo di un'autoimprenditorialità che anche in momenti di crisi come questa trae anche delle economie di scala, dei benefici dal far parte di una rete. E dal vostro punto di vista camerale è una strada, si va verso quella direzione? Qui mi sembra che ci sono degli spazi di crescita. Mi sta facendo una domanda. Piccoli cenni dell'universo? Dunque, piccoli centri adesso e veloci. Sicuramente fare commercio prevede alcune cose fondamentali. La prima è la disponibilità a intraprendere, la seconda è essere attenti all'innovazione, la terza è quella di costruire continuamente delle situazioni che attraverso la mediazione dell'intelligenza del commerciante sono via via quelle che consentono di rimanere sul mercato. Voglio dire l'adeguamento ai cambiamenti sociali che derivano dalla vendita. Partendo da questo presupposto, allora il quadro forse è un po' meno trionfale di quello che vogliamo vedere, ovvero i dati che ha portato Mariano Di Bella assumono allora un'attenzione, una valenza molto più interessante all'occhio proprio del ruolo del franchisee e del franchisor. Queste due realtà sono quindi confrontabili di per sé. Io sono figlio di una famiglia dove mio bisnonno faceva il commerciante, mio nonno il commerciante, mio padre il commerciante, tutti i miei fratelli fanno i commercianti, siamo in 5. E quindi il problema è un po' quello del concetto di come ci si propone continuamente nei confronti del cliente. Quale servizio e quale rapporto viene dato dal cliente attraverso un mercato che si va evolvendo, si va restringendo, come abbiamo visto, e che ha cambiato fortemente le sue esigenze di spesa. Perché quando è nato l'asso franchising il telefonino non c'era, tutte le spese legate a attività anche di altra natura erano sostanzialmente dedicate alle spese delle famiglie.
Oggi c'è una situazione che va sostanzialmente affrontata e che presenta prima di tutto la crisi dei sistemi centri commerciali, cioè centri storici. I centri commerciali cominciano a dare il segno della loro, di battere un passo che non è più quello di quando nascevano, ma che è una novità che ormai è stata digerita e molto spesso ben capita anche dal consumatore come macchina di alienazione, più che come falsa, come, devo spiegare questa cosa, come riproduzione falsa di un centro storico, quindi sostanzialmente come elemento contraddittorio, per cui si vanno via via queste. Poi il franchising ha portato quei marchi che erano nella grande distribuzione organizzata, sono andati nel centro storico. È nato un programma, un progetto su cui bisogna fare una grossa riflessione. La prima riflessione è che il sistema commerciale italiano non può eludere da una presenza nei centri storici. Quindi tutte queste botteghe chiuse che abbiamo oggi nei centri storici o sono la premessa di un disastro sociale del nostro paese, quindi consegniamo i centri storici come può accadere in certi paesi del Nord America, se ho un minuto faccio anche un esempio, alla malavita dopo le 8 di sera, o altrimenti dobbiamo ripensare al concetto di città, di ruolo e tutto quanto. Mi sono preso dell'imbecille una volta in un convegno internazionale da un americano, perché lui 15 anni fa al convegno dei gestori di downtown che si faceva a New York, io dissi: ma vedete, prima di me aveva parlato lo sceriffo di Miami, aveva detto: beh, noi il problema del fatto che quando chiudono i negozi il centro diventa un terra di nessuno, un deserto, un posto di spaccio praticamente, l'abbiamo risolto in un modo semplicissimo, cioè abbiamo deciso che facciamo un quartiere di ristoranti, quindi la gente va lì e noi facilmente presidiamo quell'area, poi facciamo il quartiere, teniamo aperto il centro e presidiamo, e le altre lasciamo. Io ho detto: guardate, noi non abbiamo questo problema, io parlavo per l'Italia subito dopo, perché grazie a Dio abbiamo ancora una presenza costante e continuativa di commercio nel centro storico che consente. Non abbiamo le banche e basta, ma abbiamo tutta una serie di iniziative, e questo devo dire che a questo rapporto tra centro storico, attrazione del cittadino e presenza del commercio, il franchising ha dato una mano molto molto importante. È stato uno degli elementi più importanti per mantenere questo livello di qualità della vita. Oggi la crisi invece ha creato una problematica molto molto importante proprio nel momento in cui Molte vetrine chiudono. Se noi andiamo a vedere quali sono le vetrine che chiudono, sono quasi tutte quelle vetrine di un antico commercio indipendente, di un antico commercio che non è riuscito a fare rete, che non è riuscito a diventare l'elemento promotore di un'autogestione. Cosa voglio dire? Voglio dire che chi si gestisce oggi in maniera autonoma o ha veramente un settore molto remunerativo, o altrimenti non riesce a poter esimersi dal fatto di avere una rete. Allora le reti sono di diversa natura, ci sono i centri d'acquisto associati, ma c'è anche all'interno di questo il più moderno dei sistemi, che è quello del franchising. E su questo credo che nelle ultime 10 edizioni, ho partecipato a 9, io l'ho sempre riconosciuto e l'ho sempre visto come un elemento di crescita. Oggi mi pongo però un problema. Il problema qual è? Di fronte a una standardizzazione dell'offerta che viene dal sistema franchising in linea di massima, perché poi lasciamo stare quello che viene dal prodotto delle nuove tecnologie, parliamo del commercio tradizionale, l'offerta che viene non è così modulata. Ho la sensazione che davanti all'acquisti su internet anche il sistema del franchising cominci allo tipo di offerte, al tipo di lettura, non è vinto, anzi sta vincendo lui. Il problema è che deve cominciare a ripensare alle proprie strategie. Perché il consumo, come vedete, sta sostanzialmente, è sempre più drogato da un mercato su rete che toglie quello che è il vero valore del commercio, la presenza umana, il rapporto, il permanere sul territorio, toglie a favore di vezzi ai quali certi consumatori, specialmente nella fascia più giovane, cominciano a dare più importanza. Io questo l'ho verificato
io sono anche professore universitario e quindi ogni tanto vado a vedere quei ragazzi cosa fanno e l'ho verificato con i miei studenti e c'è proprio un cambio. Ogni due anni faccio un discorso sulla distribuzione alimentare e io non mi sarei mai aspettato di vedere certe crescite della distribuzione alimentare sulla rete. E dove manca la certezza del prodotto, dove manca la sicurezza e dove manca sostanzialmente il rapporto interpersonale con le persone. Credo che, se mi consentite, suonerò un po' come una voce stonata, ma credetemi, lo faccio dal cuore, perché credo ancora nel vecchio commercio. Vedo sostanzialmente, e ho finito, questo commercio, forse c'è stata una dequalificazione un po' forte nel settore del servizio al banco. Ho questa sensazione. Una non capacità di entrare nel dialogo con certe generazioni. Allora questo dobbiamo metterci una risoluzione subito. Bisogna intervenire subito su questo, anche magari integrandoci con altri sistemi che sono di comunicazione più veloce, ma è qui dove non fermiamoci sulla soddisfazione di dati così importanti di crescita come abbiamo avuto, ma cominciamo a analizzare questa che io vedo da osservatore esterno, vedo come una delle problematiche che si sta affacciando. Bene, bene, ci ha messo molto pepe, bene, sono contento perché adesso Italo... insomma, lei con garbo, però insomma, ha detto una cosa importante, attenzione al vostro più 5%, perché qua l'e-commerce, adesso lo semplifico, mi scusi, presidente, però insomma, rischia di erodere marchi. In più, Italo, io le vorrei farti riprendere quella tabellina con i 750.000 punti venditi nostri rispetto al resto dell'Europa. Lì c'è anche un margine forte di riduzione, diciamo, fisiologico, perché è vera la morfologia del paese, è vero tutto quanto. Dov'era? Siamo riusciti a riprenderla da qualche parte, c'era un confronto internazionale sui nostri punti vendita, quindi sommare quei 750.000, che è un dato quasi doppio rispetto alla Francia, mi sembra che fossero 400.000, più questa tendenza di cui ha parlato ora Zanlari sull'e-commerce, io sono atterrito dal fatto che mia moglie si compra un vestito su internet. Che vuol dire proprio, qui non sono i ragazzini, qui siamo la donna, la vanità, il vestito, cioè il passo successivo è che ti compri la carne su internet, che secondo me è quello, allora a quel punto chiudiamo i negozi. Lo dico con dispiacere, non con compiacimento, Italo, però... Messaggio chiaro, e cercherò di essere altrettanto chiaro nella risposta. Sul fatto dei numeri, quindi della presenza numerica di sistemi di commercio in Italia così più elevati rispetto all'Europa, l'ho accennato così di sfuggita, si è trattato negli altri paesi di un processo di modernizzazione che ha portato a rassodamento del sistema. Quando dico questo non voglio dire che ci saranno 250.000 posti di lavoro tra imprenditoriali e poi immagino anche per gli addetti in meno, vuol dire che ci saranno altre modalità per cui questi punti vendita, pur diminuendo per quanto riguarda, lo stiamo vedendo perché non è un fatto che possiamo trascurare, insomma, per quanto riguarda il commercio di tipo tradizionale, si potranno riconvertire in modalità a rete che quindi rimangono sul mercato. Quando Zanlari prima ha accennato al fatto dei centri storici, beh, questo è un punto per esempio di straordinaria importanza. Attraverso proprio il sistema la Confcommercio, Confederale, insomma, e quindi le ASCO, le organizzazioni territoriali, stiamo facendo un bellissimo lavoro, alcune ASCO, cito la sua di Parma, tanto per darne una, per dare un esempio, tra i primi, un lavoro di riorganizzazione dei centri storici, ma facendo qualche cosa di pratico. Cosa ha fatto Parma, tanto per capirci? Ha detto, avevamo una serie di punti vendita sfitti, o che erano troppo alti i fitti, insomma, giochiamo sulle parole, insomma. Ci siamo messi in accordo e in contatto con coloro i quali avevano le location e in un accordo che permette a loro di non perderci e a chi può essere interessato a locare di avere dei punti vendita oggettivamente di valore,
cerchiamo di ricostituire il tessuto sociale di un centro cittadino che è pedonale tradizionalmente e che quindi se no rischierebbe di rimanere veramente a luci spente. Beh, nel piccolo, senza esagerare e senza sbandierare, oggettivamente delle cose, delle soluzioni dei nostri franchisor, marchi, si sono posizionati con grande piacere, con grande soddisfazione per andare in un centro storico di una città importante dove evidentemente avevano un interesse. Non sfuggo al tema dell'e-commerce che noi riconosciamo come un'opportunità. Opportunità vuol dire che bisogna cavalcarla però questa opportunità, cioè se si ha paura di un sistema che è oggettivamente presente, Amazon è il più grande distributore ormai nel mondo, quindi non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, se si ha paura di questo è il fallimento. Invece il punto vendita in quanto tale, in franchising o non, ma certamente un sistema a rete permette di essere ancora più organizzati, è per esempio un punto di approccio. Tua moglie può comprare il vestito su internet e lo va a ritirare nel punto vendita dell'azienda XY che è localizzata in un determinato posto. Però questa è logistica, non è più commercio. Questa è logistica, ma la logistica sta a pari con il commercio, perché il commercio senza comunque il sistema di come far arrivare le cose al consumatore, poi ne parleremo con Massimo Dona con maggiore approfondimento. Stava agli occhi prima quando parlavamo, perché c'è anche l'altro tema, cioè della qualità del servizio reso. Dal negozio. Però c'era un altro tema che, su cui volevo prendere invece Mariano se ha un attimo e me lo sono appuntato. Allora, tre elementi che lui ha messo: la fiducia dei consumatori, siccome io ho visto la fiducia dei consumatori, noi arrivavamo ogni tanto quando facciamo giornalisti economici l'indice ZEV e poi la fiducia dei consumatori italiani. Allora io mi sono sempre chiesto che cosa fosse questa fiducia dei consumatori nella concretezza, se avesse un senso, perché è uno di quei dati che proprio non hanno, per noi viene dato un numeretto, si vede un paragone con l'anno precedente, con quel numeretto si dovrebbe dare la sintesi delle aspettative dei consumatori. Fiducia in questo dato da parte nostra pari a zero, cioè quando si dice che è aumentata la fiducia dei consumatori a me non me ne fotte nulla come giornalista economico, scusate il termine. Seconda cosa, le auto, ma anche qui non è che stiamo guardando con lo specchietto retrovisore. Io sono romano, vivo a Milano. A Milano l'amministrazione comunale, se tu hai un'auto, sei praticamente come un tossicodipendente, cioè sei uno che deve essere fucilato e tassato e messo al bando. Cioè, allora, se lei mi prende, non lei, se voi mi prendete ancora il dato delle auto, che poi lei mi parla dei centri storici, ma se io nel centro storico di Milano non posso prendere l'auto, devo pagare l'affitto 10 volte di più perché Generali Properties me lo fa pagare, non c'è nulla contro le Generali di più, ma perché devo avere negozio nel centro di Milano? Devo pagare 5 euro? A me va pure bene che pago 5 euro, ma mi dai un'alternativa sul coso? Quindi, voglio dire, siamo sicuri, scusi questa inveterata contro questi che ce l'hanno con l'auto, siamo così sicuri, fiducia, numero di auto vendute immatricolate, che siano una buona proxy di quello che avverrà nei prossimi mesi? Io temo proprio no. Io temo proprio di no, che non siano più un punto di riferimento e che noi guardiamo l'economia con dei vecchi standard. Scusi la cosa. E concludo che in questi numeri c'è stata una dematerializzazione dei servizi tale per cui secondo me anche quello non si coglie. Yux, per fare nome e cognomi, è non Amazon, è un retailer italiano. Cioè è una cosa in cui c'è un effetto di spiazzamento rispetto alla prossimità del negozio incredibile. Cioè il negozio diventa semplicemente il modo per una vetrina pagata dall'esercente e le esternalità positive sono prese da Yux perché io me lo compro su Yux. Cioè, e questo è il paradosso a cui si sta arrivando. Quindi io mi vedo nel negozio il bene o vado nel negozio di elettronica a vedermi il cavo che mi interessa e poi me lo prendo su Amazon. Sono stato sufficientemente chiaro. Sì, io tratto i primi due punti perché l'ultimo sulla contabilità nazionale e su come si fanno le rilevazioni sui servizi, sulla dematerializzazione ci porterebbe molto lontano. È una questione di filosofia, è la questione che noi, il PIL chi l'ha visto? Nessuno l'ha mai visto il PIL, è una costruzione degli esseri umani e se mettiamo in discussione
le statistiche, dobbiamo ammettere che la realtà diventa inconoscibile, no? Nel senso che noi, cioè, uno ci può anche stare, può dire guardate, non ci interessa niente, però a questo punto comincia a crollare anche l'idea di comunità internazionale perché non sappiamo come ripartire i fondi. Quindi dobbiamo considerare questo. L'Istat la dematerializzazione dei servizi la considera, ne tiene conto, eccetera. Allora, la fiducia, no, la fiducia fa male a fottersene, perché è una cosa importante fatta su standard internazionali ed è molto articolata, funziona, tra l'altro in tutti i modelli questa fiducia funziona. Io non mi sono dilungato per non togliere spazio, però per esempio nel futuro potremmo sentirci, e le do qualche interpretazione diciamo più dettagliata sul clima di fiducia. Attualmente cosa sta succedendo? Avete visto che io non ho preso un mese, ho fatto una media a 3 mesi, perché una cosa è la fiducia e una cosa è la meteoropatia. Un mese non vuol dire niente, ma se dura per 3 mesi con quell'incremento qualcosa vuol dire. Non solo, se ci guardo dentro scopro che gli italiani dicono negli ultimi 3 mesi che le cose sostanzialmente non sono migliorate, ed è tutta fiducia sul futuro, è tutta fiducia sugli annunci del governo e sulle attese che questi annunci si realizzino. Quindi vede che articolando il clima di fiducia, diciamo, qualcosa viene fuori. Sulle auto, sì, certo, qui dentro ci sono anche dei problemi strutturali, figuriamoci a Bologna, voglio dire, hanno chiuso totalmente il centro storico, entra solo un trenino. Dico, sabato e domenica, altro che Milano, non puoi entrare solo se stai per morire, forse fanno passare l'ambulanza. Quindi da questo punto di vista questi problemi ci sono. Io però devo dire che strutturalmente abbiamo perso il 50% del mercato dell'auto, ma se devo fare il congiunturalista per un intervento di questo genere devo guardare nel dettaglio quello che sta succedendo, e avere meno 5,7 a maggio io lo devo interpretare semplicemente sul fatto che quel trend di crescita non si è consolidato, e quindi mi aggiunge un po' di preoccupazione, ok? Sì, sì. Molto chiaro. L'ultima l'ultima battuta a lei, perché poi se no facciamo troppo tardi, lei rimane sopra Italo, no? Lei sta sempre qua come una sentinella. Bravo, sempre lei è convincente, deve venire a parlarne qualche volta in televisione, però un po' più roseo, perché noi ci dobbiamo mettere di buon umore. Ci mettiamo d'accordo, io posso pure fare quello che vuole. Va bene. La bellezza dei numeri è questa. Prego Zanari, lei però adesso deve essere più pacato perché ha messo il pepe. No, adesso... sono partito un po' così perché volevo essere molto breve, invece io qua in me, come tutti i professori, quando comincio elaboro, quindi devo essere molto breve anche in questa risposta. Per me la sicurezza di un futuro all'interno delle forme distributive e a mio avviso in primis sul franchising è quella della garanzia di un rapporto di qualità. E questo l'elemento, volevo arrivare poi nel secondo intervento a dire questo. Certo. E se noi pensiamo qual è il rapporto di qualità sull'acquisto in rete, credo che siamo tutti convinti che la vendita sia composta di qualità del prodotto e di capacità di presentazione, quindi con tutto una... E quindi il francese ha ancora questo punto di forza molto importante, che si basa sulla garanzia del marchio. Il marchio è comunque un elemento che, pur essendo presente anche sulla rete, è comunque un elemento di fidelizzazione, ma anche di garanzia di presenza. Domani non sono contento, con il mio scontrino vado, facciamo le cose. La questione su internet è un po' più complessa, perché si dice che si può restituire tutto, ma io ho esperienze, anch'io di mia moglie, che non so perché ha comprato uno zaino per andare a Santiago di Compostela su internet, lo zaino era completamente diverso da quello, che non siamo mai riusciti a né a restituirlo né a avere da una grande catena. Beh sì, lo so, però da una grande catena e compagnia, sì, tra l'altro Amazon, quindi così facciamo anche i nomi. Quindi sicurezza della qualità, garanzia del marchio, ma sostanzialmente prezzo omogeneo. Nella catena di franchising il prezzo è omogeneo ed è un elemento di tranquillità e di sicurezza. Entra un bambino o entra una vecchia di 80 anni, paga lo stesso prezzo che il giovane o che l'avvocato che può negoziare. Non c'è questa rapporto, c'è una forma di garanzia che invece devo dire è assolutamente accompagnata da una grande capacità di presentare il prodotto. Io questo lo considero molto importante e credo anche che, come quindi avete capito, che
noi abbiamo a Parma, abbiamo fatto subito l'accordo con Asso Franchising e l'abbiamo portato avanti, anche se io non sono il presidente dell'Ascom di Parma, o perlomeno non lo sono più da 16 anni, però lo sono stato. Io sono il presidente della Camera di Commercio, sì, da 16 anni. Quindi... Anche se tra poco, eh? Non lo so, di commercio, non lo so. Succede? Guardi, l'unica cosa che posso dire è questa. No, l'ASCOM non la riduzione del 50% di una può tranquillamente essere così. Dopo è chiaro che mi ha telefonato la Cassa di Risparmio ieri mattina e mi ha detto: vuole dire che quei 112 milioni che controgarantisci con il sistema dei cofidi, tu non dai più la garanzia? No, non ho più i soldi, qualcuno risparmierà 10, 20, 50 milioni. Euro e poi non prenderà più i soldi, perché tanto le banche i soldi, come abbiamo visto, non le danno. Le uniche garanzie le diamo noi, con i nostri immobili, con la nostra presenza. Questo mi sembrava già una cosa, a me mi ha fatto non dormire la notte, pensare quante aziende, piccole e medie aziende, dovevo abbandonare, mi ha fatto stare male. Però se siamo tutti così contenti, ieri ho sentito il presidente di un'altra associazione del commercio che era contentissimo di risparmiare 40 euro i commercianti, poi quando andranno in banca e non prenderanno i soldi vedranno, perché non c'è più garanzia nel credito, lo sapete, quindi c'è una mancanza, quindi bisogna vedere poi quali sono i benefici e quali sono... Certo, se andiamo nel senso che il piccolo non conta più, allora non deve neanche esistere la Camera di Commercio. S'arrangiano, loro hanno tutti i grandi hanno tutti i metodi per fare. Se pensiamo che il piccolo commercio, la piccola industria, che il territorio abbia diritto a una sua, che anche per me non servono neanche le camere di commercio regionali. Se diventano camere di commercio regionali, cosa mi serve? Nulla, perché se io a Bologna devo andare a Bologna, che a Bologna parliamo un'altra lingua, cioè loro sono un'altra razza, non so, cioè io poi ho una regione spaccata in metà, quindi Emilia e Romagna, già nel nome, quindi ecco, è un'altra cosa, per cui sostanzialmente se questo è l'ennesimo sacrificio che il paese fa, dovrà poi ricostruirlo in qualche maniera, in qualche modo, in qualche cosa. Io credo che non tutti sanno che il 97,8% delle imprese italiane pagano 9 euro al mese di contributo alla Camera di Commercio. E tutte le società nostre sono sane, non abbiamo problemi, non abbiamo debiti, anzi abbiamo un tesoretto. Quindi, ma questo tesoretto non è dello Stato. Nel 1812 Cavour fondò le Camere di Commercio per dare una autonomia al mondo economico. E quello è un bene del mondo economico. Io mi auguro che anche in questa sede, in cui io sedevo già nel Consiglio tanti tanti anni fa, ai tempi di, quando c'era ancora Orlando, quindi un po', quindi negli ultimi mesi di Orlando, il problema è questo: vogliamo preservare questa nostra autonomia, vogliamo preservare questa nostra capacità, vogliamo preservare un sistema che probabilmente va cambiato, io non ho problemi, però ce lo cambiamo noi come imprenditori, visto che sono i soldi delle imprese, sono i soldi del territorio e ci aspettiamo che le associazioni di rappresentanza del territorio ci diano una mano in questa battaglia. Non molto semplice. Per andare a casa non c'è problema, nessuno di noi teme di non avere più un posto. Siamo mal pagati, molto impegnati e sostanzialmente sempre bistrattati. Non è che questo ci preoccupa, però ci preoccupa cosa succederà dopo. Ci sono più di 900 commercianti nelle giunte delle 104 Camere di Commercio italiane. Nei consigli generali delle Camere ci sono poltrone che non vengono remunerate, ma che però permettono al commercio, all'industria, all'artigianato, all'agricoltura di portare la loro voce nella gestione della cosa pubblica attraverso un ente pubblico rappresentativo con delle deleghe. Se pensiamo che questo non serva, questo non è più il mio paese per molte cose. Lo sarà anche per questo, ma io non credo che ci sia da porsi dei problemi. Il problema è come si fa sempre in economia, come fate tutte le mattine quando aprite il vostro negozio. Vale la pena, per quello che risparmiamo, di perdere questo? Dobbiamo migliorarlo? Non miglioriamo, apriamo un grosso dibattito, lo facciamo. Sicuramente l'ultima legge ci ha riorganizzati nel 93, probabilmente c'è bisogno di fare un'altra legge, non c'è problema.
però che si vada all'abolizione per accontentare la Confindustria, proprio devo dire, non ci sto. Grazie. E con questa ultima fuori programma, lo sapevo che le Camere di Commercio era come il drappo rosso per Zanlari, io chiederei a Dona se ha coraggio adesso di salire sopra perché verrà martellato da Italo. No. Lasciamo, eh? Voi lasciate. C'è il biglietto, sì, sì, vado ah, lì. Ah, bravo, bravo. C'è il biglietto di Dona, c'è il libretto di qua, qui c'è già scritto Dona. Sì, sì, sì. Allora, il consumatore e il franchising, mondi che si riconoscono. È così? È un titolo un po' ottimistico? No, è assolutamente così, almeno per due ordini di ragioni. Intanto perché la relazione tra consumatori e franchising avviene non soltanto nel punto vendita, ed è quella alla quale pensiamo più tradizionalmente, il cliente che si reca nel negozio per acquistare un prodotto o un servizio. Ma prima di questa, della quale magari parlerei in un secondo momento, c'è un'altra relazione tra consumatori, direi cittadini e franchising. Qual è? È quella di quel cittadino appunto che è in cerca di una occasione di lavoro, di un'opportunità imprenditoriale e quindi sceglie l'autoimpiego. Forse non riflettiamo abitualmente su questo passaggio, ma nel momento in cui si passa dall'essere consumatori, cioè fruitori di beni e servizi, e si decide invece di passare dall'altra parte, quindi di diventare venditori, quel consumatore ha necessità di tutto un quadro di garanzie, perché comunque avvia un rapporto che è un rapporto B2B, cioè un rapporto tra due professionisti, ma che si rivolge inizialmente a un soggetto che non ha nessuna competenza, nessuna capacità generalmente, si avvicina ad un mondo con curiosità, non sa cosa lo aspetta e quindi anche le regole di comunicazione, di pubblicità delle varie reti e poi di ingaggio di questo cittadino vanno fatte nel rispetto delle regole. Allora, perché dico che è una relazione importante su questi due profili? Perché senz'altro tanto le opportunità di autoimpiego, lo abbiamo ascoltato molte volte, tanto quella fiducia rafforzata, quelle maggiori garanzie di cui si diceva poc'anzi per invece il cliente, sono due opportunità che però vanno puntellate con il vostro impegno e, perché no, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori serie, aggiungo, visto che anche il nostro mondo è un mondo, diciamo così, molto composito. Trovavo molto interessante quanto veniva sottoposto alla riflessione anche dal professor Zanlari, che ha parlato poco prima di me, perché ritengo che sia straordinariamente importante, proprio per far sì che questo settore resti un settore d'eccellenza, in controtendenza rispetto ad alcuni numeri negativi che purtroppo affliggono il nostro quotidiano, chiederci chi è e cosa vuole il consumatore, e mi focalizzo sulla parte di relazione consumer, quel cliente che entra nel punto vendita. Perché vi dico questo? Perché io sono saltato sulla sedia, Nicola l'ha notato, quando ho sentito dire, l'ho uscito così per come l'ho appuntato, che bisogna guardare ad internet con una certa attenzione, quasi che sia un mercato drogato, se ho appuntato bene, da certi vezzi, da certe lusinghe che vengono rivolte al consumatore. Signori, ribaltiamo la logica. Non bisogna ragionare contro qualcun altro, bisogna comprendere quali sono i trend dei consumatori, quali sono le speranze, le ambizioni, i desideri, anche perché non sapremo mai, detto per inciso, se li ha maturati lui stesso o se è stato un altro imprenditore, no, a radicarli dentro di lui, perché non sappiamo mai se è l'impresa che insegue il consumatore o il consumatore che spinge l'impresa, ma sarebbe discorso da sociologi nel quale non dobbiamo entrare. Allora chiediamoci chi è il consumatore oggi e cosa vuole. Io il consumatore di oggi lo rappresento, Nicola me l'ha sentito dire un paio di giorni fa, in questo modo: è il consumatore al tempo del selfie. Sappiamo tutti cos'è il selfie, no? È l'autoscatto che ormai giovani e anziani ci facciamo in ogni occasione. Cosa intendo dire con questa definizione? Chi è il consumatore oggi? Non è più soltanto qualcuno che compra beni o gode di servizi,
ma è qualcuno che vuole avere una voce in capitolo nella relazione con il mondo imprenditoriale. Bellissime le parole del presidente Fiorelli, non lo cito per piaggeria, un individuo che diventa soggetto e non più oggetto. Non so se tra le sue parole vi è sfuggita o avete riflettuto su questa espressione. Cosa intendo dire? Che così come con il selfie, banalmente, non solo sono l'oggetto di quella fotografia, ma divento produttore di quella foto, perché la diffondo, la divulgo, non ho più bisogno di portare il rullino come si faceva un tempo da un fotografo che lo sviluppava, cercavo di speravo di vedere foto riuscite bene. Oggi io mi innesto nel meccanismo produttivo, cioè divento, passatemi il termine, anche un po' produttore di quella foto, tanto che gli americani parlano non più di consumer, ma di prosumer. Cos'è il prosumer? È una crasi tra il consumer e il producer. Vuol dire che siamo tutti un po' produttori. Guardate, questo è come... Sono felice di parlare di questi temi in Casa Franchising, perché è un po' la storia del franchising, di chi si innesta in meccanismi che confondono in qualche misura l'essere consumatore e l'essere produttori. Nel pratico cosa vuol dire prosumer? Vuol dire che, vi faccio qualche esempio tratto dall'attualità nella quale ci ritroviamo, in principio fu IKEA, direi, no? IKEA ebbe l'idea di produrre mobili, ma di farli assemblare a ciascuno di noi, e anche facendoci divertire con questo. Per cui siamo tutti contenti quando riusciamo a risparmiare qualcosa e poi però affrontiamo la fatica, qualcuno lo chiama un divertimento, di montare da soli i prodotti. Guardate che il passo di un'idea imprenditoriale di già ormai risalente all'attualità, al futuro, è brevissimo. Domani con le stampanti 3D, forse già oggi con le stampanti 3D, ciascuno di noi produrrà i prodotti dei quali ha bisogno, non quelli su larga scala, non ci preoccupiamo del fatto che ognuno dentro casa si... Ma caso di un mio conoscente di 7 giorni fa, festa per i bambini a casa, si è ritrovato con un inattesa affluenza di ospiti, si è stampato 20 bicchieri di carta, se li è stampati in casa. Quindi immaginate dove sta andando il consumatore, ma lo osserviamo con gli strumenti di self-care. Era il tempo ieri dei call center, che poi dal lato consumatori erano spesso strumenti per complicare la relazione con l'impresa, non per semplificarla. Oggi i call center sono del tutto demodé. Vi faccio un altro esempio concreto, TV via satellite, ma anche molti operatori di telefonia, ho delle aree sui siti dove vado, gestisco il mio abbonamento, capisco quello che non funziona, si chiama self-care. Cioè un consumatore che diventa parte del meccanismo, fa in qualche modo il lavoro che ieri faceva il call center. Tu prima parlavi di traffico, lo abbiamo visto tutti nelle nostre città, cosa è successo con lo sharing. Sharing è una frontiera meravigliosa, perché io capisco la tua irritazione sul centro storico o d'altro, ma io mi irrito con me stesso per aver comprato un prodotto, scusate, mi perdoneranno i produttori di automobili, ma nel mio caso, che l'auto la uso 3 volte al mese, nel mio caso, magari c'è chi lo usa tutte le mattine per andare a prendere i bambini a scuola, ma è più vantaggioso usare il servizio dell'auto nei giorni in cui piove e devo lasciare lo scooter in giardino, o avere un inutile oggetto nel mio giardino, nel mio garage, nel quale pago bolli ed altro. Beh, se non pagassi bolli alto sarebbe bello. Vabbè, certo, ma speriamo di arrivarci, ma li stanno aumentando, per cui temo che purtroppo la tendenza... Allora, sapete come funziona lo sharing? Non so se qualcuno di voi, ho tutte le tessere, da Car2Go a Enjoy, non voglio fare pubblicità a qualcuno. Funziona in questo modo: io entro nell'auto, schiaccio un tasto sullo schermo per dire al gestore del servizio se l'auto è sporca, è pulita, c'ha la benzina, non ce l'ha. Cioè divento parte di quel meccanismo. Ma la cosa più bella è che se devo far benzina, perché trovo un'auto senza sufficiente carburante, non solo la faccio con la scheda del fornitore, quindi non con i miei denari, ma paradosso dei paradossi, per chi non capisce la società del selfie, è questo: mi fermo per far benzina e ricevo 30 minuti di percorrenza, cioè vengo pagato dal fornitore per il tempo che ho investito o perso nel far benzina. Allora, perché vi racconto della società del selfie? Perché il mondo franchising,
così come tutti coloro che si mettono sul mercato dei prodotti e dei servizi, devono tenere in considerazione di ciò che cambia nella testa dei consumatori e vanno inseguiti. E voi potete farlo perché avete insegne moderne, brand moderni, strutture moderne, l'aiuto di un'associazione che vi può indirizzare verso questa storia. I consumatori vogliono modalità di ingaggio nuove. Sapete perché internet ha avuto successo? Ma non perché prima si parlava di dialogo, di approccio. Una delle più belle definizioni di internet è un insieme di conversazioni. Internet è questo, perché consente di fare quello che prima facevo nel punto vendita: compro le scarpe, vado dall'amico e dico guarda che bel paio di scarpe ho comprato, oggi questo lo posso fare anche comprando online. Allora, senza demonizzare i modelli, perché da rappresentante dei consumatori vi dico che c'è tantissimo amore tuttora dei cittadini per l'acquisto attraverso i canali tradizionali, ci mancherebbe altro. Ma è questo che dovete stressare. Vi do due idee pratiche, pensando a insegne di questo settore. Cosa vuol dire ingaggiare i consumatori? Penso alla profumeria, che su questo ha delle modalità molto avanzate. Quelle aree di test dei profumi, che noi frequentiamo probabilmente solo in aeroporto quando ci annoiamo in attesa dell'aereo, ma che sono uno dei luoghi dove il consumatore interagisce con quel venditore. Invece io detesto dover comprare anche magari un grande elettrodomestico tirandolo giù dallo scaffale e portandolo alla cassa. Ma caspita, ci vorrà un addetto alle vendite formato che mi spiega la differenza tra due schermi di 40 pollici apparentemente uguali, dello stesso produttore, uno costa 1.000 e uno costa 2.000. Nella migliore delle ipotesi quel consumatore o compra quello da 1.000 se è un consumatore del voglio ma non posso e avrà magari un prodotto di 3 generazioni prima, o compra quello da 2.000 se è un consumatore che invece crede che prezzo sia qualità e non è sempre un'equazione giusta, ma non ne saprà usare tutte le potenzialità e quindi avrà perso ugualmente. Allora a quel consumatore va consegnato un rapporto, una vicinanza che deve imitare, se vogliamo, quella virtuale del mondo online. In questo modo io credo che la relazione con un'associazione dei consumatori che ha questa visione, perché c'è anche un consumerismo di retroguardia che pensa che è tutta colpa dell'euro o di quel ristoratore che ha fatto il cambio 1-1, insomma cerchiamo di guardare cosa cambia intorno a noi. La multicanalità, lo sapete cosa hanno fatto le banche per rimanere io quando entravo in banca mi cambiava l'umore, credo alla maggior parte delle persone che non hanno tempo da perdere, parlo dei consumatori, per non dire di chi va a chiedere crediti che magari non avrà. Mi arrabbiavo tremendamente, il solo entrare in banca, dover fare la fila. Oggi non ci si entra più in banca. Oggi abbiamo sui nostri tablet, sui nostri smartphone, in tasca, il nostro conto corrente, possiamo fare bonifici, eccetera. Allora la banca non esiste più, ha dovuto piangere l'abbandono delle filiali? No, perché la banca ha pensato alla multicanalità. Cos'è la multicanalità? È il fatto che io posso entrare in banca, se ne ho proprio la necessità, con un tablet in mano e dialogare tanto con l'operatore dietro il bancone, tanto con il mio marchingegno della tecnologia. Allora, immaginate quante situazioni ognuno nel vostro business possono essere piegate a questa realtà. Ci sono software negli Stati Uniti dove si entra in un negozio e si scopre come si sta con una maglietta addosso, perché io riesco a vedermi con la capigliatura biondo, moro, se sono in un parrucchiere so come. Ecco, far divertire i consumatori, ingaggiarli in questo modo, far sì che amino le marche. Concludo dicendo questo, un sociologo qualche tempo fa mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Le associazioni dei consumatori, parlavamo del nostro mondo, non avranno più successo se continuano a guardare all'impresa come a un nemico, perché oggi i consumatori amano le marche. Anch'io insegno all'università, se provassi a dire a studenti di 20 anni che H&M non va bene, che Zara nel terzo mondo fa delle cose inconfessabili, probabilmente mi tirerebbero i libri, perché queste aziende, ho citato due brand dell'abbigliamento, ma potrei parlarvi del food, potrei parlarvi della profumeria, hanno fatto innamorare i cittadini. Allora io non devo naturalmente solo assecondare questo afflato, devo anche dire che il mondo internet, ma è anche il mondo dei punti vendita. Prima sentivo parlare di garanzie per chi acquista online. Signori, avete provato a entrare in un negozio dell'elettronica di consumo avendo acquistato un prodotto che non funziona? Per tutta una serie di ragioni che conosco benissimo, ma che un consumatore esca da un negozio di elettronica
si arrabbierà qualcuno tra i presenti, me ne scuso, ma avendo avuto il prodotto sostituito legittimamente, è cosa purtroppo, e l'antitrust su questo si è esercitata, molto difficile. E lo stesso vale online, per cui non ci sono modelli che vanno bene o modelli che vanno male, ci sono consumatori che vanno compresi e vanno sedotti. Io credo che il franchising abbia tutti gli strumenti, se no non avreste questi dati, ma si può fare ancora di più anticipando i tempi che cambiano. Grazie, grazie. Italo, prima di andare su dei casi concreti, a te delle conclusioni e soprattutto qualche riflessione sulle ultime cose che hai detto Dora. Come voi sapete, è uno dei casi rarissimi di consumatori non, come possiamo dire, lui non lo può dire, comunque dialoganti, perché io ho sentito... Urlatori. Non urlatori, perché... insomma, non ci dobbiamo fare il callo, Don. Io l'ho visto due volte in due settimane e mi sembra che sia sempre ragionevole quello che dice. Ho visto tanti altri consumatori che invece hanno quell'atteggiamento anti-impresa, Don, di rottura, con cui è difficile veramente discutere. Allora, bussoli e poi dopo facciamo. Guarda, a conclusione e a chiosa di quanto dice Massimiliano, che non casualmente noi abbiamo deciso di stare con loro, perché è veramente un'associazione, un'organizzazione che non urla e che ragiona, e quindi quando si riesce a ragionare si riescono a fare le cose. Cosa stiamo effettivamente facendo? Il titolo è allusivo, mondi che si riconoscono, certo che si devono riconoscere, cioè noi riteniamo come associazione del franchising, come sistema quindi che viene portato, che non si possa, il fulcro di tutto è il consumatore comunque. Qui stiamo parlando di commercio, di distribuzione, di dettaglio, cioè stiamo parlando di prodotti che vanno al consumatore. Quindi il consumatore è il dominus di tutta questa situazione. Certo, non va né deificato da un lato, né soprattutto non va trascurato. Per fare questo abbiamo pensato, e sarà un percorso attento, preciso, controllato, che dovrà trovare il consenso delle nostre aziende, di fare un percorso insieme per arrivare a una sorta di autoregolamentazione. In che modalità? Cioè quello che noi abbiamo definito un processo di validazione delle pratiche commerciali. In fondo il franchising ha dalla sua parte un grande vantaggio proprio di nascita, di struttura, reitera, replica un sistema, una formula, una modalità, quindi deve reiterare, replicare il sistema e la formula anche della proposta al consumatore. Questo nell'ottica di dare al consumatore quello che il consumatore chiede. In tutto questo non possiamo assolutamente trascurare, qui ha parlato di multicanalità, io ho partecipato l'altro giorno a un meeting sulla cross-canalità, cioè se non è zuppa e pan bagnato, il concetto è... non si possono trascurare i sistemi dove il consumatore oggi vuole, a cui il consumatore oggi vuole rivolgersi. Il franchising ha un vantaggio in più rispetto alla normalità ed è quello di essere capace comunque già di fare il sistema rete, quindi applica il sistema rete anche per il mondo del consumatore. Questo senza avere la pretesa di avere bollini blu, cose scritte, leggi codificate. Stiamo parlando di libero mercato, di libero commercio, stiamo parlando comunque di qualità, ed è la qualità sulla quale vogliamo congiuntamente andare. Ci riconosciamo molto in quello che Massimiliano Lona dice e rappresenta, quindi ci daremo molto sotto questo profilo. E vi ringrazio. Bene, allora andiamo sulla seconda parte, anzi ultima parte del nostro incontro. Cos'è? Terza, ultima e più importante, vero? Eh sì, perché parlano le aziende. Che parlano le aziende, soprattutto bello. Gli imprenditori. Soprattutto gli imprenditori. Iniziamo, sì, ecco, chiamerei sul palco Laura Laconi, ho detto bene? Dov'è? Eccola qua, Laura. Allora, buongiorno, ciao. Ci diamo del tu, anche se... Assolutamente sì. Allora, Laura, tu cosa fai esattamente? Ci diamo del tu, sì. Certo. Cosa fai tu oggi? Allora, ad oggi ho all'attivo due punti vendita. Ad oggi ho all'attivo due punti vendita per quanto riguarda l'azienda Bottega Verde. Uno a Roma Tuscolana e uno a Albano Laziale Castelli Romani. Quando hai iniziato? Ho iniziato circa con loro 10 anni fa. Ho iniziato con Tuscolana, all'epoca era uno dei primi di franchising.
Cosa fa Bottega Veneta? Probabilmente Bottega Verde sono vendita al dettaglio, prodotto cosmetico. Prodotti cosmetici, vendita al dettaglio, 10 anni fa. Allora, io voglio capire una cosa che è fondamentale, perché così il caso è molto divertente, perché rende l'idea di quello che abbiamo detto fino ad ora. C'è il francese qua? Eccolo. Dove sta? Dove sono? Non li vedo, eccoli. Ah, io ho chiamato soltanto... mi sono proprio... Allora, io sono... Sopra, venite sopra, perché io ero... Maurizio Festa, Bottega Verde. Bene. Perfetto. Io inizio con lei e poi dopo ci scambiamo, perché sennò... Io la domanda fondamentale che mi faccio è: 10 anni fa, perché lei decide di aprire non un negozio individuale, una sua profumeria? Ma in realtà io avevo già aperto un negozio individuale, e oltretutto era anche abbigliamento, non era cosmetica. Poi, per sentirmi forse un pochino più supportata, perché prendere idee da sola comunque ti comporta anche delle scelte sbagliate. Mentre volevo cambiare ed essere supportata ancora di più. Cioè, che vuol dire scelta sbagliata per un commerciante? Perché comunque vai più sull'istinto personale, mentre il francese comunque è sempre innovativo, riesce sempre a captare quello che c'è di più per quanto riguarda il consumatore. Quindi all'epoca, quando ho preso questa decisione, mi sentivo più spalleggiata proprio io. Perché ha fatto le due esperienze, da sola e col franchising, che è Festa. Abbiamo parlato prima di multicanalità, un secondo proprio fa, no? Dove Donna con... eccolo là, con la multicanalità. Voi siete uno di quei casi, perché poi uno pensa che c'è la fisicità del negozio, il franchising, ma esiste anche la multicanalità in loco, no? Sì, esatto. Purtroppo prima ero fuori, quindi non ho ascoltato l'intervento. In ogni caso, noi nasciamo come azienda multicanale, c'è proprio una nostra peculiarità. Prima del retail classico, quindi dei negozi, Bottega Verde nasce come catalogo di vendita per corrispondenza. E dopo diversi anni sono stati aperti i primi punti vendita, quindi prima tutto nasceva come vendita a distanza. Poi abbiamo aperto i negozi, successivamente abbiamo aperto il sito internet, quindi l'e-commerce, e poi anche il telemarketing. Ma le cose vanno insieme, tutte quante insieme, si tengono? Le cose vanno insieme, ovviamente ci sono delle fasce di clientela che possono essere sovrapposte, ma anche delle fasce che in realtà sono totalmente slegate tra loro. Poi il mercato italiano rispetto ad altri mercati esteri, a nostro avviso, non è ancora completamente maturo, cioè la maggior parte degli acquisti, perlomeno per quello che riguarda noi, vengono fatti nei negozi, per cui non sempre c'è sovrapposizione tra la clientela dei negozi e la clientela degli altri canali. Cioè, non, sono sempre, due non sempre si disturbano i vari Ma lei mercati. Ha paura, Laura, che poi prima o poi ci sarà un assottigliamento dell'incoming nel negozio? Si avvicini al microfono, perché non si sente molto. Io con la mia esperienza di 10 anni devo dire che è normale che anche il nostro settore è stato colpito dalla crisi, però credo nell'azienda, perché comunque mi ha dimostrato più di una volta di essere seria, e soprattutto è anche molto solida. Dimostrato sia umanamente, perché comunque ti aiuta anche a capire il problema che si sta ponendo in quel contesto il franchise, e oltretutto anche con i pagamenti, che comunque vengono anche dilazionati un pochino di più. Volevo rispondere un attimo in poi altri termini. Voi, facciamo un po' d'ordine, poi un po' con loro e poi ritorniamo in box. A questa domanda della ha paura il fatto che si possono cannibalizzare. Quanti ne avete di affiliati? Quanti ne avete? Allora, noi abbiamo 400 negozi in Italia, sì, e di questi 400... Sì. 200 sono nostri, cioè sono a gestione direttamente diretta. Per cui se Laura, che oggi rappresenta i nostri affiliati, può, tra virgolette, aver paura per il futuro, per la sorte, per la cannibilizzazione di due negozi, in realtà noi dovremmo aver paura per i nostri 200, più ovviamente quelli affiliati.
Noi continuiamo a investire in negozi diretti. L'anno scorso abbiamo aperto 51 negozi nuovi e 41 erano diretti, quindi gli investimenti sono stati... Posso fare una domanda, prego, forse che è un po' politicamente scorretta? È più produttivo il negozio gestito dall'imprenditore con il suo occhio e la sua voglia di vendere, eccetera, o il suo negozio direttamente operativo? Si può dire, immagino, non lo so se ci sono... In realtà non c'è una risposta. Non c'è? Nel senso che ci sono delle situazioni, delle opportunità commerciali, delle opportunità immobiliari che molto spesso sono inarrivabili per un affiliato. Per un piccolo imprenditore che deve magari pagare delle buonuscite molto elevate semplicemente per acquisire la location, siamo qui a Roma, parliamo di Via del Corso. Lì difficilmente un operatore locale ci può arrivare, quindi deve per forza intervenire un'azienda. Come al contrario ci sono invece dei negozi che sono ubicati in piccole cittadine di provincia con dei bacini magari anche molto ridotti, dei bacini di utenza ridotti, dove un negozio diretto con tutto quello che poi comporta il costo gestionale a livello di personale dipendente farebbe sì che il nostro conto economico non starebbe in piedi. Quindi in realtà nei bacini più piccoli conviene avere un affiliato, conviene coprirli con un affiliato. I bacini più grandi potrebbero sostenere sia un negozio diretto che uno in franchising, solo che quello in franchising probabilmente non ha la liquidità necessaria per poter partire. Allora, lei c'ha un rapporto con loro? Quante volte vi sentite? Quali sono i rapporti proprio tipici che voi avete con la vostro... All'inizio sicuramente erano di più, perché logicamente l'esperienza anche era di meno. Però devo dire che comunque il supporto che c'è è reale, perché... Ma mi faccia capire concretamente cosa vuol dire. Le faccio un esempio, sì, anche stupido. Circa 2 mesi fa ho rinnovato un'altra volta Tuscolana, ovvero ho rifatto proprio tutto il punto vendita nuovo. Quindi ho reinvestito il tutto e in 20 giorni abbiamo trovato una location, abbiamo ristrutturato tutto il negozio. Abbiamo fatto una pubblicità grazie a loro, tartassando diciamo di marketing che riguarda cartoline, corrispondenza, internet, e abbiamo fatto un'inaugurazione in 20 giorni. È stato più un lavoro di squadra, di gruppo, che alla fine è stato un ottimo risultato. Senta, qual è la cosa che, cioè, quando parla con i suoi colleghi che non hanno lo stesso tipo di affiliazione perché non sono franchising, qual è la grande invidia che hanno nei suoi confronti e qual è l'invidia che lei ha invece nei loro? Invidia in termini positivi ovviamente, non... Ma guardi, invidia per quanto riguarda altri, sinceramente... Non c'ha prodotti che vorrebbe mettere? No, assolutamente no, perché comunque... Sento un prodotto innanzitutto un marchio italiano, sì, e quindi sono orgogliosa, certo, che sia tale. Inoltre è anche un'impresa familiare, quindi ci porta a sentirti in famiglia, perché poi il rapporto con la clientela diventa proprio familiare, in quanto non ti senti più un addetto alle vendite, ma ti senti più partecipe sia per loro che per l'azienda, e quindi ti senti appagata. Avete avuto dei casi invece meno positivi? Cioè c'è questo rischio dal vostro punto di vista, cioè della selezione dell'imprenditore con cui lavorare? Allora, stiamo parlando comunque di attività imprenditoriali, quindi un rischio di impresa c'è sempre. E come capita in tutte le buone famiglie, anche noi abbiamo avuto i nostri insuccessi. Poi sappiamo benissimo che il meccanismo del franchising, che clona un sistema che comunque ottiene dei risultati efficaci, fa sì che mettendo l'affiliato sui binari e seguendolo i rischi si riducano. Ogni tanto qualche negozio lo dobbiamo chiudere, perché poi per il successo del negozio ci sono gli ingredienti, sono tanti, i fattori che vengono messi in gioco sono tanti, la posizione, i costi di gestione, le capacità dell'affiliato. Noi abbiamo un metodo che replichiamo più o meno in maniera identica, certo cercando magari anche di personalizzarlo, però poi ci sono altri ingredienti che portano al successo. Non sempre la ciambella riesce sempre col buco. Senta, ma questa è l'ultima domanda, poi arriviamo a voi.
Io mi chiedo una cosa che però è fondamentale, perché per lo sviluppo, voi avete ancora voglia di svilupparvi, immagino, no? Sì. E la selezione però degli imprenditori deve essere una cosa sempre più difficile, perché più andate avanti e più c'è il rischio che poi gli imprenditori siano persone che è difficile selezionare. Qual è il luogo in cui si seleziona il... Il luogo è sia casa dell'imprenditore, cioè siamo noi che rispetto... Ma che hanno altre insegne magari, che hanno una precedente esperienza. Allora, cioè... noi abbiamo affiliati che sono assolutamente eterogenei come background. Perché Laura aveva già fatto un lavoro, cioè simile. Individuale, no, sì, individuale, sì. Individuale proprio, sì. Individuale, perciò sapeva quello che stava facendo. Allora, poi... noi abbiamo casi come quello di Laura, per cui erano già negozianti, volevano convertire la loro attività. Abbiamo negozianti che invece vogliono diversificare, quindi non è che chiudono un'attività per aprire Bottega Verde, ma ne aprono un'altra. Okay. E poi abbiamo invece persone che vedono nel franchising una sorta di autoimpiego, quindi si vogliono creare il posto di lavoro. Quindi può essere il marito che ha messo da parte dei soldi, che vuole aiutare la moglie piuttosto che la figlia. Parlo sempre al femminile perché normalmente... Chi vuole aprire con noi è una donna. Quindi i nostri affiliati hanno le più molteplici esperienze. No, però è interessante questo aspetto dell'auto di cui abbiamo parlato prima, sul lavoro e sull'autoimprenditorialità, perché questo vuol dire che non necessariamente si è avuto un'esperienza o si ha un'esperienza parallela, si può proprio iniziare così da voi. Ci sono tantissime persone che cominciano così. Io cito sempre al nostro interno un esempio, lo prendo come esempio perché tra l'altro è un uomo, quindi è un qualche cosa che rispetto al nostro mondo è un po' più lontano. Questa persona faceva l'insegnante di religione, aveva quando ha aperto il primo negozio 25-27 anni, oggi ha 4 negozi e muove qualche milione di euro di fatturato. E nella vita dal faceva nulla, tutt'altro. Dal nulla, benissimo. Mailbox, ci volete... Mailbox, eccetera. E se no non si... È un campo completamente, diciamo, diverso. Assolutamente, sì. Settore dei servizi. Sembrerebbe, servizio puro. Sì, settore dei servizi. Una opportunità, come ha citato lei adesso, veramente di alternativa anche al lavoro dipendente. Okay. Cioè il tema di oggi che abbiamo affrontato, secondo me, molto interessante, che ha proprio centrato gli argomenti fondamentali in questo momento, secondo me sono proprio l'idea che oggi il franchising, e noi di Mailbox eccetera cerchiamo proprio di proporci in questa maniera, siamo sia una opportunità di crescita imprenditoriale, sia un'opportunità di offrire un'alternativa al lavoro dipendente, cioè una opportunità di crescita imprenditoriale perché, come ha detto anche Fabrizio, siamo un'occasione per chi ha già attività di commercio di convertirlo in attività che appartengono alla rete. Ma, e questo per il momento è la maggior parte, rappresenta la maggior parte dei nostri affiliati, coloro che provengono dal lavoro dipendente. Quanti ne avete di affiliati? Noi abbiamo in Italia 550 affiliati e la maggior parte provengono da esperienze di lavoro dipendente o addirittura dagli studi. Sì, ma questa è un po' la caratteristica, credo, tipica del franchising in questo momento, perché offre l'opportunità a chi non ha un'esperienza precedente di avviare un'impresa in proprio, di essere un indipendente, un lavoratore autonomo, però all'interno di un percorso molto tutelato. Cioè l'aspetto centrale è quello di avere qualcuno, in questo caso appunto il franchisor, che ti offra formazione iniziale per imparare a fare un mestiere che non sapevi fare, perché moltissimi, ad esempio nel nostro caso, non provengono nemmeno dal nostro settore, dal settore di servizi che offriamo noi, quindi qualcuno che ti offra la formazione per imparare a fare un mestiere e che poi ti dia il supporto, una volta che hai aperto la tua attività, per riuscire a svilupparla e a condurla positivamente. E cosa faceva precedentemente? Infatti, collegandomi a questo punto, è stata proprio la chiave. Lei ce l'ha dove? A Sora, provincia di Frosinone. Sì, sì. In realtà, come dire, nella mia esperienza, io ho iniziato a guardarmi attorno nel 2000, quando ancora stavo facendo il percorso di studi per la laurea. Già allora all'università stava. Sì, sì, io avevo maturato, come dire, la consapevolezza che una volta completata l'università o avrei dovuto scegliere una carriera aziendale come dipendente. Cosa studiava? Scusi. Economia e commercio. A Cassino. Oppure decidi di fare, come dire, un'attività in proprio o come libero professionista o come imprenditore autonomo.
A quel punto ovviamente io non avendo, avendo una giovanissima età, 23 anni, non avendo esperienze, sicuramente capii, colsi da subito l'opportunità legata al franchising, perché volendo fare un esempio concreto, cioè io come il resto della mia, dei miei soci, proprio perché non avevamo esperienze, eravamo così giovani, ci trovavamo un po' nella situazione di una persona, porto un esempio visivo, che deve attraversare un campo minato. Si trova di fronte alla scelta: o segue le orme di chi già si trova dall'altra parte, oppure tenta delle strade sue improvvisando traiettorie, con tutti i rischi che ne conseguono, ovviamente. Per cui la scelta del franchising è stata vista, come dire, un po' come una scelta obbligata, perché a quel punto, quindi a quel momento, per noi significava poterci addentrare in settori per i quali non avevamo conoscenza, avendo la consapevolezza di avere il supporto necessario. Senta, le volevo chiedere una cosa fondamentale, ma non c'è una barriera all'entrata di tipo economico? Assolutamente. Laura già lavorava e quindi forse c'aveva già una sua... E lei a 23 anni stava all'università. Cioè, è stato un aspetto, come dire, un ulteriore elemento che mi ha portato a scegliere il franchising, nello specifico come il Boxis, eccetera, perché in realtà, ovviamente, essendo così giovani e non avendo delle garanzie adeguate, abbiamo avuto modo di sfruttare anche un accordo quadro con un istituto di credito di prim'ordine che ci ha permesso comunque di avere un'adeguata considerazione che in alternativa non avremmo avuto. E l'accordo quadro è vostro, certo, cioè è quel ragionamento che facevamo prima con Mariano, quindi che siete il 3,7% a cui accordano oggi. Sì, infatti proprio... Perché i numeri sono impressionanti, ovviamente questo è rivolto oggi, non all'anno in cui ha aperto lei. Prego. No, ma perché è molto importante proprio questo aspetto nel franchising, cioè poter aiutare la scelta e favorire la scelta degli aspiranti imprenditori. Cioè il nostro ruolo deve essere quello di facilitare la scelta che devono fare, che deve essere innanzitutto consapevole, e noi dobbiamo offrire tutte le informazioni per far capire bene che cosa facciamo, qual è la nostra offerta imprenditoriale, farla conoscere in modo tale che uno si renda conto di quello che sta valutando. Poi dobbiamo fare in modo che la scelta sia possibile, cioè sia effettivamente realizzabile. Da questo punto di vista, gli accordi per contributi, per finanziamenti, per agevolazioni finanziarie nell'ambito del privato e del pubblico sono un aspetto importantissimo, perché danno l'opportunità all'imprenditore, che in quel momento ha solo una parte dell'investimento richiesto, di fare realmente il passo. E poi c'è anche... Ma lei non ha bisogno, adesso le faccio una domanda provocatoria, lei non ha bisogno che un chip, una fiche la metta, perché sennò non c'è l'impegno... No, è questo che ho detto, una parte dell'investimento deve mettercela l'affiliato. Perché sennò... Assolutamente, perché il rischio non è... l'imprenditore è... diciamo così, per definizione, colui che investe qualcosa di proprio nell'attività che fa. Lei come ha fatto a mettere la fiche iniziale a 23 anni? Ovviamente con dei mezzi propri, supportati anche dalle famiglie, ma in grossa parte ovviamente dal credito bancario tradizionale. Ma il credito bancario è venuto anche grazie a loro, perché sapevano cosa fosse Bailbox, eccetera? Un accordo quadro, sì, perché in realtà, come dire, è il progetto in sé per sé con un concetto molto americano che dà, come dire, le credenzialità per poter accedere... La base di questo discorso è proprio il fatto che il franchisor deve, e anche con l'associazione lavoriamo in questo senso, arrivare ad avere con, ripeto, l'ambito pubblico e l'ambito privato degli accordi per le agevolazioni finanziarie, e il tema centrale è una prevalutazione a monte che l'istituto di credito fa di quel format, di quella rete, e valutando la solidità di quella rete, la solidità di quel business format, decide di finanziare, di supportare gli affiliati nuovi e anche non nuovi, quelli già avviati, che fanno quel tipo di business. Per la banca, per intenderci, la garanzia è il fatto che i quattrini servono per sviluppare quel business che è già stato valutato a priori. Questo è un elemento centrale. A voi due voglio chiedere, a tutti e due Francesco, se e quanto il contributo dei vostri affiliati è servito anche a migliorare le vostre strategie, a farvi un po' capire meglio il mercato e proprio strategie aziendali, posto che voi siete un marchio internazionale, anche se voi avete comprato anche all'estero, avete affiliati anche fuori dall'Italia? Assolutamente. La rete mondiale che fa capo all'Italia dal 2009 conta oltre 1450 punti che fa capo all'Italia, quindi è un marchio internazionale, però la proprietà italiana, perché proprietà è stata italiana acquisita nel 2009. Perfetto, però insomma è un marchio established, è un grande marchio internazionale. Il vostro che è un marchio per ora penso più... Il nostro è un marchio internazionale che
però ovviamente essendo nato in Italia, essendosi sviluppato principalmente in Italia, è molto più conosciuto in Italia. Bene, io volevo capire quanto vi è utile Laura e quanto vi è utile, mi ripeto, Fabio, ci sono utilissimi, perché tutti i contributi che arrivano direttamente dalla rete, quindi da imprenditori che ci hanno messo del loro, servono a farci riflettere magari su degli argomenti che invece visti da dietro la scrivania possono sembrare un po' diversi. No, guardi, voglio essere sincero, io ho studiato proprio in America su un grande marchio che è McDonald's, mi hanno fatto fare proprio un case su questo e sui libri te lo spiegano questa cosa. Io voglio capire, ma nella realtà, posto che poi ho fatto un altro mestiere, alla fine il dirigente, che dove si trova lei fisicamente? Io mi trovo un po' in ufficio, un po' in giro. Però riesce a recepire, a portare a casa, o c'è sempre pregiudizio, vabbè, ma quell'imprenditore lì sta sbagliando, oppure quella è una cosa così locale, capito? Non c'è una vischiosità in questo? Allora, noi abbiamo tutta una serie di dati nostri, per cui ogni promozione, ogni prodotto, cioè qualsiasi iniziativa noi andiamo a mettere sulla rete, è stata prima testata da noi e in ogni caso in tempo reale noi sappiamo quello che sta succedendo. Il confronto con l'affiliato, che può essere sull'andamento delle vendite, sull'andamento di particolari promozioni, sul gradimento di particolari prodotti, ci permette di avere una sensazione non solo numerica ma anche pratica. Per quanto... sì, il franchising vede, è un business di relazioni di per sé. Certo. Per cui c'è una relazione tra un imprenditore che è il francesore e tanti altri imprenditori che sono i francesi. Sicuramente il primo contributo fondamentale di ogni francesi in quanto imprenditore è l'impegno e la determinazione che ci mette, perché è la sua attività. E già questo è un aspetto fondamentale. E poi la relazione molto vicina, nel nostro caso consentita anche dalla nostra struttura, che prevede oltre al francesore e francesi anche una figura molto importante, che sono i concessionari di area, che sono a loro volta degli affiliati, tra i primi nel nostro caso affiliati della nostra rete, che hanno anche il ruolo di coordinamento di una parte della rete e che sono presenti sui singoli territori. Quindi nel nostro caso abbiamo ad esempio in Italia sei concessionari di area e ognuno di loro gestisce una parte dei nostri 550 punti vendita. Questo avvicina ulteriormente, perché loro sono presenti localmente. E in più ci sono notevoli occasioni di incontro con la rete, durante la quale avvengono degli scambi di informazioni, di valutazioni e quindi di anche esame del mercato, e del mercato specifico nostro e anche del mercato locale, che consentono quindi un percorso di crescita condiviso. C'è un limite di affiliati proprio nello spirito del vostro business, vale per tutti e due? Certo. Non ci siamo messi limiti numerici rispetto all'affiliazione. Ci mettiamo tra virgolette dei limiti, perché poi ovviamente i limiti sono anche fatti per cercare di essere superati, quindi ci mettiamo dei limiti a livello di, diciamo, una gestione del buon padre di famiglia, nel cercare di evitare che ci siano due negozi, uno troppo vicino all'altro e che quindi si cannibalizzino. Però non abbiamo detto arriviamo a... No, 400, quanti 500, un affiliato può avere quanti negozi, quanti punti di vendita? Allora, oggi abbiamo... due? Abbiamo chi ne ha uno. Potrebbe fare altri due, eh? Ma anche noi vorremmo farne altri due con lei. E certo, così raddoppiamo. Se tutti facessero così, raddoppieremo velocemente la rete. La questione è proprio quella della multiaffiliazione, cioè l'opportunità che un affiliato, un francesi all'interno di una rete, di non limitarsi al primo negozio ma aprirne altri. E noi abbiamo all'interno della rete affiliati che hanno più di un negozio e affiliati quindi che hanno l'opportunità di crescere anche dal punto di vista proprio imprenditoriale e manageriale, perché gestirne più di uno chiaramente richiede anche competenze specifiche, ad esempio anche la partecipazione a un corso specifico per chi fa questa scelta. Ad esempio nel caso di Fabio è proprio una scelta fatta da Fabio e dal suo socio, suo fratello Alessandro in questi giorni, ma la lascio dire a Fabio, di aprire un secondo punto vendita. Sempre sola, quindi, Cassino, sì, abbiamo... Diciamo, tra le prospettive di crescita che comunque c'era messa a disposizione, c'era anche quella di poter multiaffiliarci, cioè aprire un nuovo centro, ovviamente con la consapevolezza di poter
sfruttare delle economie di scala e di apprendimento che vengono da sé. E perché economie di scala? Quelle gliele già da... In termini di fornitura, di accordi quadro, poter generare dei fatturati più alti, avere delle scontistiche. Quindi da parte vostra quindi c'è anche questo elemento interno? Cioè, sicuramente il fatto di avere un secondo negozio aiuta sicuramente le loro economie di scala e quindi partecipa alla crescita generale della loro opportunità. Sì. Cioè, ci sono delle economie legate anche a dei costi di affiliazione minori, economie legate a dei sconti sulle forniture, ovviamente si generano di per sé dei vantaggi. E a proposito, come dire, della presenza e del supporto, come dire, è stata una cosa molto gradita da parte nostra il fatto che il nostro concessionario d'aria scelta alla fine nella scelta dei locali più adatti ci ha seguito per diversi giorni proprio sul territorio. Cioè con voi per la scelta del locale, sì, ragionando su quale locale più strategico, quale fosse migliore, indirizzando, come dire, quindi abbiamo nuovamente testato effettivamente la presenza proprio fisica del franchisor. Questa è stata una cosa molto molto gradita da parte nostra. Molto bene, perfetto. Mi sembra che abbiamo un po' sviscerato i vostri due casi, che poi sono due su 800. Quanti ne abbiamo di franchise in Italia? Segretario, quanti ne abbiamo, Italo, in Italia? 800. Oltre 800. Oltre 800. Presidente, vuol salire a fare una conclusione? Facciamo fare la conclusione al Presidente Fiorelli. Grazie. Grazie a voi. Bene, sarò rapidissimo, ma mi dicono di darvi una comunicazione di servizio, non ve ne andate prima senza passare al buffet che vi aspetta qui fuori, chi vuole fermarsi. Ci ho detto, un grazie particolare a tutti voi per essere stati qui, spero che i temi trattati nella mattinata abbiano trovato il vostro interesse, chi tra di voi vorrà magari saperne, essere aggiornato nel tempo su quello che avviene in questo mondo, se ha lasciato o lascerà le sue coordinate, riceverà regolarmente la newsletter dell'associazione con le novità del momento. Vi do appuntamento per il prossimo anno e vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno. Gli ha fleccato il coltello. Si prende un po'.